Allora, se siete d'accordo, partiamo. Vi do il benvenuto qua a Mister Eco. Io sono Alessandra Fontanesi e fino alla fine di agosto sono la responsabile della sezione didattica e formazione dell'istituto. Dopo vedremo, non si sa come evolverà questa situazione. Per quanto riguarda i viaggiatori che partono venerdì, sarò anche la vostra guida assieme ad altri colleghi, Elisabetta, Andrea e Giulia, che sono qua. Vi accompagneremo in questo viaggio a Varsavia, alla scoperta di questa capitale europea nella storia di questo secolo che si è appena concluso, il 1900, e del centro di messa a morte di Treblinka. Qui con noi oggi sono molto felice di avere la mia amica maestra, anche la dottoressa Laura Fontana, che è anche la responsabile del Memoriale della Shoah di Parigi, un'importante istituzione non solo francese ma europea, che permette a tanti insegnanti e operatori come noi che, di formarsi ogni anno, perché Laura fa un'importante università a Parigi e ci si può iscrivere e partecipare, molti di noi l'hanno fatto. E poi Laura è la responsabile anche di un progetto che ha un sacco di anni ma che funziona sempre, direi il padre un po' di quasi tutti i progetti che si basano su viaggi di formazione, del progetto Memoria di Rimini. E mi ha fatto questa cortesia oggi, è un piacere grande quello di averla qua, oltre al fatto che siamo anche amiche, di fare questa conferenza di introduzione al nostro viaggio e di cercare di partire da Varsavia e da Treblinka per capire dove andremo noi, in particolare venerdì, e per invece chi partecipa per scoprire queste realtà che raramente, insomma, si studiano e si ha occasione di studiare. Volevo in apertura leggere un passo di Marek Edelman, anzi un discorso che lui ha tenuto il 27 giugno del 2005 a Varsavia, ed è conservato in questo libro che C'era l'amore nel ghetto. Tra l'altro sarà nella bibliografia che vi sto preparando, che vi stiamo preparando, che vi daremo prima di partire o sul venerdì. Perché ve lo volevo leggere? Ci sono due ragioni: per introdurre Laura, perché Marek Edelman ha un ruolo fondamentale in quella che fu la rivolta del ghetto di Varsavia, lui è il comandante in seconda, questo lo scopriremo in questa lezione, ma lo scopriremo anche a Varsavia, e perché secondo me anche dopo quello che è accaduto ieri a Nizza è di una, dell'altro, insomma, della notte, è di una, è prepotentemente reale e vero. Secondo me ci fa molto bene ascoltare le parole di Marek in questo momento. Si intitola Il male può crescere. Provo imbarazzo, mi scuseranno gli attori che sono qua, tratesco, che io insomma non leggo da insegnante, quindi provo imbarazzo nel rivolgervi la parola. Sto qui da solo per caso, come forse tutta la mia vita. Anche l'universo è nato probabilmente per caso. Mentre in questa sala ci sono ministri, ambasciatori, professori, deputati, direttori, educatori e insegnanti. Dietro di voi ci sono istituzioni, organizzazioni, governi e perfino interi stati. Dietro di me c'è il nulla. Quel nulla dove sono andate le centinaia di migliaia di persone che io accompagnavo ai vagoni. Non ho diritto di parlare a nome loro, perché non so se morivano nell'odio oppure perdonando i loro carnefici. E nessuno ormai lo potrà sapere, ma ho il dovere di vegliare affinché il ricordo di loro non scompaia. So che bisogna ricordarsi di quelle donne, bambini, uomini, vecchi e giovani che sono svaniti nel nulla, assassinati senza ragione e senza senso. So che è necessario serbarne la memoria. Nel 1946, al Jardin de Luxembourg a Parigi, mi incontrai con Léon Blum, che allora era il primo ministro francese. Parlammo di quello che era successo e Blum mi disse: «Non l'hanno fatto i tedeschi, lo hanno fatto gli uomini». Capì allora che ogni essere umano può rivelarsi capace di commettere cose tanto atroci e che gli umani vanno messi in guardia da questo pericolo.
L'uomo è riuscito a dominare la terra perché ha saputo abbattere e distruggere ogni ostacolo sulla sua strada. E oggi ancora in ognuno di noi è latente la atavica tendenza a distruggere, a uccidere. Questa inclinazione va dominata. La civiltà e la cultura hanno imposto all'uomo dei limiti, aiutato a contenere quell'inclinazione, insegnato a frenare le pulsioni di conquista e a convivere con gli altri. Insomma, hanno reso buoni gli uomini. Ma non è andata sempre così. È accaduto anche che grandi menti e grandi talenti si siano messi al servizio di un potere criminale. Su commissione dell'ideologia hitleriana, tesa a distruggere i subumani, tra virgolette, hanno sottomesso la loro scienza e il loro sapere all'efficienza della macchina genocidaria e la loro visione artistica, come fece Leni Riefenstahl, alla trasformazione di esseri umani loro simili nel mucchio informe di schiene stipate nei vagoni. Ci sono voluti molti anni perché il talento della cineasta Jolanta Dilewska permettesse allo spettatore di scorgere in quel mucchio i volti di singole persone, volti di padri che tengono per mano dei bambini, di madri che cullano neonati tra le braccia. Bisogna dunque vigilare affinché la cultura coltivi la bontà e non l'odio. La guerra è finita e noi ancora non ne siamo capaci. Nelle migliori università europee come la Sorbona, nel più democratico degli stati come la Francia, si sono potuti formare i più grandi assassini dell'umanità come Pol Pot. Vuol dire che non insegniamo abbastanza bene, che il sistema educativo è sbagliato. Invero, è tanto più semplice destare l'odio che indurre all'amore. L'odio è facile, l'amore richiede sforzo e sacrificio. Tolleriamo che sulle strade delle città di paesi democratici in nome della libertà democratica sfilino parate di odio e di intolleranza. È un cattivo segno e non è prova di democrazia, la quale infatti non consiste certo nell'accondiscendere al male, nemmeno al più piccolo, perché può crescere senza preavviso. Dobbiamo insegnare nelle scuole, negli asili, nelle università che il male è male, che l'odio è un male e che l'amore è un dovere. Dobbiamo lottare contro il male in modo che colui che lo perpetua capisca che non ci sarà più scampo per lui. Mark Edelman, che è un grande. Ti lascio la parola dopo Mark Edelman. Allora, buongiorno a tutti e, come si dice, grazie per essere qui, ma non è retorica perché lo diceva D'Alessandra, pensavo uno scherzo quando lei mi chiese se ero disponibile a venire da Rimini, dove abito, un sabato di luglio alle 17 per una conferenza di 2 ore o 1 ora e mezza su Ghetto di Varsavia e Treblinka. Ho detto, ma scusa, chi viene, Alessandra? Lei mi ha detto, no, vedrai che le persone sono interessate e vengono, quindi vi ringrazio insomma di aver trovato il tempo di dedicarvi a questo argomento. Allora, io, come ha detto Alessandra, sono una storica, mi occupo molto di formazione sia degli insegnanti sia degli studenti, insomma, viaggi studio, convegni, eccetera. Non conosco questo pubblico, quindi non so esattamente a chi sto parlando, salvo un paio di persone che conosco. Allora facciamo un patto. Se quelli che conoscono molto molto bene le cose di cui vi parlerò lo troveranno un po' noioso, magari me lo facciano capire anche con quei segni subliminali che io sarò capace di leggere, cercherò magari di essere un po' più dettagliata. Se invece non sono abbastanza chiara, vi prego di interrompermi, perché ci tengo che sia una conversazione veramente utile, cioè che possa anche servirvi come stimolo per quello che andrete a vedere. Allora, Alessandra Istoreco mi ha chiesto appunto di introdurvi la distruzione dell'ebraismo polacco, argomento di per sé molto complicato, molto lungo, ma attraverso l'esempio, un esempio, uno solo, quello del ghetto di Varsavia, e attraverso l'esperienza di uno dei centri di sterminio di massa per gli ebrei, quello di Treblinka. E questo è quello che cercherò di fare. Io credo però che ci possa essere un po' il rischio di presentare conversazioni un po' troppo tecniche, che a me non piacciono molto, cioè è come se noi volessimo estrarre la storia con il bisturi, no? Si estrae solo una tessera del puzzle
e quindi si parte subito dall'autunno 39 per parlare di quando a Varsavia arrivano i nazisti e pensano di costruire un ghetto. Certamente vi parlerò di questo, non vi parlerò di altri argomenti, però mi sforzerò ogni volta che lo riterrò assolutamente indispensabile di fare dei passi indietro e dei passi avanti, cioè di collegarvi quello di cui vi narrerò rispetto alla Shoah, rispetto alla soluzione finale, perché altrimenti il rischio quando noi affrontiamo la storia solo attraverso un esempio è quello di pensare che la storia sia quell'esempio, cioè il ghetto di Varsavia sicuramente sia quello di Lodz o Łódź, come lo pronunciamo, quello più conosciuto perché è stato quello più grande, ma anche quello di cui noi abbiamo più testimonianze, quindi è sicuramente un ghetto emblematico da cui c'è molto da imparare, su cui c'è molto da studiare. Però non è da solo la storia dei ghetti, così come Treblinka, uno dei tre centri di sterminio di Lazio und Reinhard, di cui vi parlerò nella seconda parte, non è sufficiente da solo per spiegare la distruzione dell'ebraismo polacco. Vorrei partire da una domanda che così spesso si dà per scontato o alla quale non si risponde in maniera corretta. Non so, ripeto, non conosco il vostro livello di conoscenza storica su questo argomento, però molte persone continuano a trasmettere questa storia o comunque a ritenere che quando i nazisti istituiscono i ghetti in Polonia, quindi a partire dall'autunno 1939, la Shoah, cioè il piano di genocidio degli ebrei, sia già stato deciso, perché in fondo Hitler, fin dal 1933 e prima ancora, fin dalla redazione del Mein Kampf, esprime un antisemitismo così violento, così volgare, così radicale, no? Non c'è posto, non ci sarà posto in Germania né nel mondo per gli ebrei, in cui insomma fa capire che diciamo è solo questione di tempo, però fin dall'inizio il regime nazista ha l'idea di distruggere, eliminare tutti gli ebrei dalla faccia della terra. Beh, non è così, non perché lo dico io, perché lo dice tutta la migliore storiografia internazionale degli ultimi 30 anni. Oggi, e partiamo da qui, cioè da un dato proprio sicuro su cui potete partire anche voi nel vostro percorso, fino al tardo autunno 1941 e molto più probabilmente fino all'inverno 41-42 non esiste un piano di genocidio degli ebrei. Quindi anche quando noi utilizziamo espressioni tipiche del linguaggio nazista, e spesso le utilizziamo senza ricordarci che sono espressioni del linguaggio nazista, non fanno parte del linguaggio umano, fanno parte del linguaggio dei carnefici, cioè quando usiamo un'espressione come soluzione finale oppure soluzione della questione ebraica, qui siamo tra adulti, non siamo a Yale, non farò questi segni che fanno gli americani delle virgolette, perché riconosciamo queste espressioni come linguaggio, no? Utilizzato dai carnefici, però dovremmo almeno avere la sensibilità ogni volta che invece noi parliamo o con studenti o in un altro approccio, in un approccio educativo, quando una guida parla con il suo pubblico, di ricordare sempre alle persone di che cosa stiamo parlando, cosa significano queste espressioni. Soluzione finale, fino almeno alla fine del 39, inizio del 40, è un'espressione che non esiste, non si trovano nei documenti, la si ritrova un'unica volta, da quanto ne so, da quanto è stato studiato, verso la fine del 38 del 39. Cosa voglio dire? Voglio dire che fino alla, come vi ho detto, autunno 1941, e voi sapete che Hitler attacca la Polonia il 1 settembre 39, fino all'autunno 1941, qual è l'obiettivo del regime nazista nei confronti degli ebrei? Farli sparire dalla sfera di influenza, cioè non farli più coabitare laddove ci sarà un solo ariano, un solo quindi tedesco di razza pura. Cioè il progetto del regime nazista inizialmente è quello di farli andare via, quindi raus, rendere la Germania Judenrein o Judenfrei, come preferite, cioè libera dagli ebrei o ripulita dagli ebrei, sempre secondo questo linguaggio del carnefice. E come? Attraverso una serie di misure, attraverso 2000 decreti, adesso non le dobbiamo guardare per forza tutte queste didascalie, però guardate, tra il 33 e il 1945 ci sono ben 2000 leggi, decreti, misure che vengono emanate, che hanno un unico scopo: convincere con le buone e con le cattive maniere gli ebrei tedeschi, poi austriaci, poi via via gli ebrei dei paesi occupati ad abbandonare quei territori
dove la Germania ha iniziato la propria dominazione, non prima naturalmente di aver abbandonato tutti i loro averi e quindi non prima di averli derubati di tutto. Quindi una spinta all'emigrazione, inizialmente volontaria per così dire, e poi dal 38, quando entra in funzione Adolf Eichmann, un'immigrazione coatta, quindi forzata, finché se ne vadano, rendano quei territori di influenza tedesca ripuliti e quindi non contaminati da un sangue marcio, uso tutte queste espressioni che voi conoscete e sapete da dove vengono, e in modo che appunto la Germania possa iniziare a costruire l'impero dei mille anni poi, quando conquisterà l'est europeo, senza più avere questa feccia, come la chiama per esempio il ministro Goebbels. Ora voi sapete, perché credo che la storia sia comunque, diciamo i capitoli fondamentali di questa storia siano conosciuti, voi sapete che invece alla vigilia della guerra, purtroppo dal punto di vista carnefice, dal punto di vista dei nazisti, questo progetto di emigrazione forzata non funziona, cioè funziona solamente in parte, perché nonostante centinaia di migliaia di ebrei tedeschi, austriaci, cecoslovacchi e di altri paesi lascino faticosamente la propria patria, in realtà la maggior parte rimane per ragioni diverse, adesso non ho tempo di entrarci, ma banalmente perché non hanno i visti, banalmente perché costa tantissimo emigrare, banalmente perché devi avere dall'altra parte qualcuno che ti accoglie, eccetera. E quindi a noi quello che interessa in questo momento è partire da qui, quando appunto inizia la guerra contro la Polonia che dà il via alla seconda guerra mondiale, a che punto siamo col progetto della soluzione finale, che non si chiama soluzione finale ancora, si chiama la soluzione della questione ebraica. Siamo a questo, ho cercato di riassumerlo in questa slide, gli ebrei del Reich, quindi il Reich, quando si dice Germania nel settembre 39 bisognerebbe ricordarsi la geografia politica di quegli anni, la Germania del 39 è la Germania che ha annesso l'Austria, che ha annesso i Sudeti, che ha il protettorato di Boemia e Moravia, quindi lo chiamiamo Reich o lo chiamiamo Germania, però dobbiamo sempre avere in mente un territorio molto più grande, in cui gli ebrei hanno perso completamente tutti i loro diritti civici, politici, economici, sono fortemente discriminati, non hanno praticamente più mezzi per poter emigrare, sono stati abbandonati dalla comunità internazionale perché c'è stata la conferenza di Evian nel 1938 che praticamente ha dimostrato un disinteresse più totale e quindi diciamo siamo in una situazione stagnante. Ci siamo fin qui? Questa infatti è la cartina da cui noi partiamo quando appunto la Germania scatena la seconda guerra mondiale. Dovremmo ricordare che scatenare la seconda guerra mondiale attaccando a est e attaccando la Polonia, quindi Hitler non attacca a occidente, non va a cercare i suoi alleati occidentali per insomma anche qui varie ragioni, però è un progetto che corrisponde a vari obiettivi, non solo un obiettivo militare, ma in particolare ci sono due grandi obiettivi che Hitler vuole perseguire nel appunto scatenare questa guerra e vincerla rapidamente, così come si immagina, un obiettivo politico-ideologico e un obiettivo economico. Obiettivo politico-ideologico: per costruire un impero dei mille anni, un impero, lo dice il nome, significa avere un'enorme popolazione. Un'enorme popolazione che sia una popolazione però scelta su base etnico-biologica, quindi in base a quella ideologia razziale che il nazismo fin dagli inizi professava, e quindi immaginiamoci una gerarchia mentale delle razze, sappiamo che le razze non esistono, però una gerarchia mentale delle razze, in cima alla quale ci sono gli ariani, razza inesistente come non esistono le razze, ma insomma per intenderci, e poi via via in fondo alla scala gerarchica i polacchi, gli slavi, gli Untermenschen, cioè quelli che non hanno un valore di vita considerato utile, e fuori, totalmente fuori dalla scala gerarchica dell'umanità, gli ebrei. Ecco, per favore ricordatevi che gli ebrei non sono una sottorazza, non sono una razza inferiore, cioè ci sono molte inesattezze che vengono ripetute continuamente dalle persone, perché le persone sono convinte di sapere questa storia, non la studiano, non voi, in genere, funziona così. Siccome abbiamo delle immagini e delle macro conoscenze, continuiamo a ripetere, delle volte anche così, come con degli automatismi, dei concetti che non esistono, che non sono corretti storicamente. L'ebreo non è una razza, secondo il regime nazista, è una controrazza, cioè è qualcosa che è fuori totalmente dal genere umano. E infatti in tutto il linguaggio che il nazismo usa e che in Polonia, in particolare in Polonia, avrà un'applicazione immediata,
è il linguaggio non tanto e solo del disprezzo, che è il linguaggio ricorrente nel razzismo, no? Quando io disprezzo qualcuno che considero inferiore, automaticamente lo paragono a un animale, una scimmia, insomma, con tutto un linguaggio banalmente denigratorio. No, se voi prendete i discorsi di Goebbels, i discorsi di Hitler, di Hans Frank, di chi volete, gli ebrei sono sempre paragonati, sono sempre oggettivati con il linguaggio della medicina, cioè sono parassiti, sono metastasi, sono cancro, sono virus, sono bacilli, sono sempre qualcosa che non ha nulla di umano e che sono quindi apparentati ad un registro linguistico appunto della malattia, del virus, di qualcosa che bisogna sanare sradicandolo alla radice, perché una metastasi bisogna amputare, non la parte malata, un virus bisogna debellarlo. Quindi questa insomma è una cosa molto importante. E vi faccio vedere una diapositiva più chiara. Quando vi dicevo è soprattutto un progetto politico, vuol dire che Hitler disse la Polonia sarà la nostra India, la Germania non aveva colonie, quindi nel conquistare la Polonia e poi da lì tutti gli altri territori orientali, l'idea era non solo quella di una guerra coloniale, quindi di depredare tutte le risorse, sfruttare le persone, quindi renderle una massa di schiavi, eccetera, ma a monte c'era un progetto di ingegneria demografica, lo potremmo definire, cioè di ripopolare a tavolino, quindi di immaginare la carta dell'Europa completamente ridisegnata, decidendo di vita e di morte di interi gruppi di popolazioni che dovevano essere spostati da un territorio all'altro, lasciati in vita temporaneamente oppure uccisi, a seconda del valore economico, del valore produttivo che si voleva attribuire a quel determinato gruppo. Mi spiego meglio. Hitler, prima di attaccare la Polonia, sapete che firma un accordo segreto con Stalin, lo firma il 23 agosto, e questo è un accordo segreto, l'accordo non è segreto, c'è cioè una parte dei protocolli che sono segreti, perché praticamente decidono già in partenza che Stalin avrebbe annesso a sua volta, Hitler si sarebbe preso la Polonia occidentale, la parte centrale e altri territori, mentre Stalin avrebbe avuto diritto di annettersi i paesi baltici e tutti i territori invece orientali del nord, ma soprattutto autorizza Hitler a far rientrare nei territori che saranno annessi alla Germania tutti quelli che venivano chiamati tedeschi etnici. Voi immaginatevi un contadino che sta in Siberia, il cui trisnonno era emigrato, che ne so, a metà dell'Ottocento da Dresda, ebbene quello, magari per il cognome, ci si ricorda che ha un'origine etnica tedesca, quindi si chiamano i tedeschi etnici Volksdeutsche, devono rientrare a ripopolare questi territori nuovi che la Germania conquista, perché chiaramente i territori conquistati, i territori annessi, devono essere popolati da popolazioni razzialmente sane, razzialmente valide, cioè situate in alto in questa gerarchia. Quello che io vi sto raccontando così in poche parole era un progetto che durava da molti anni, da ben prima dell'avvento del nazismo, e che coinvolse migliaia di persone, tra antropologi, demografi, scienziati, medici, biologi, agronomi, cioè tutta una grande massa di persone altamente specializzate nella propria disciplina, che parteciparono a questo progetto gigantesco e totalmente utopico di spazzare via dall'Europa la sistemazione demografica attuale, per rimescolare le carte e spostare gruppi di persone in maniera coatta. Quindi conquistare territori, liberarli da coloro che erano considerati razzialmente inutili o comunque razzialmente di valore inferiore, e quindi eliminare i polacchi, gli slavi, gli ebrei e gli zingari, e ripopolarli o di tedeschi provenienti dalla Germania, dall'Austria, quindi dal Reich, oppure far rientrare dai territori più lontani questi tedeschi etnici. Questo ve lo dico perché ci dobbiamo immaginare, prima ancora di iniziare a parlare del ghetto di Versailles, ci dobbiamo immaginare la Seconda Guerra Mondiale come giganteschi movimenti di popolazione che vanno avanti e indietro dall'Europa. Immaginiamoci i soldati tedeschi
migliaia, decine di migliaia di soldati tedeschi inviati al fronte. Immaginatevi tutto l'apparato del Reich che segue, quindi l'amministrazione civile che segue l'esercito. Immaginatevi tutte le azioni di rastrellamento sul posto, di repressione delle rivolte, di imprigionamenti di popolazione, per esempio i polacchi che vengono immediatamente imprigionati. Immaginatevi questi spostamenti giganteschi di questi cittadini tedeschi che di tedesco non si ricordano neanche più una parola, che non vogliono tornare a casa, che sono ovviamente oggetto di una propaganda gigantesca dicendo il Reich è qui per te, ti riporta a casa, ti ridà una casa. Guardate, queste sono foto di propaganda dove per esempio queste squadre di persone che lavorano per il progetto di conquista dello spazio vitale, per il Lebensraum, vanno a cercare questi contadini e gli spiegano che appunto in questo caso sono contadini polacchi a cui viene spiegato che non possono abitare più lì, devono lasciare la loro casa, devono andare da un'altra parte. Ma per esempio questa è una foto di propaganda contraria di una donna tedesca che abitava da un'altra parte, alla quale viene consegnata una nuova fattoria che prima apparteneva ai polacchi. E quindi giganteschi spostamenti di popolazione, naturalmente fatti in maniera coercitiva, sotto violenza, eccetera. Con un caos generale dei trasporti e anche con una politica estremamente contraddittoria, perché questi movimenti di popolazione da una parte e dall'altra creavano caos all'esercito che doveva avanzare, alle ferrovie che dovevano assolutamente dare la priorità, uno, ai soldati che dovevano essere trasportati al fronte, due, a tutto quello che il regime nazista razziava nei territori polacchi e doveva portare a Berlino. Quindi con una situazione veramente estremamente caotica. Vi sto dicendo tutto questo per rompere un po' l'idea che spesso si ha di qualcosa di drammaticamente molto razionale secondo il regime nazista, cioè la Shoah come un progetto proprio perseguito in maniera razionale un passo dopo l'altro. Certo che lo fu nel suo risultato, ma come venne messo in atto non fu per niente razionale, non fu per niente lineare. Ci furono molti momenti in cui la situazione fu contorta e molti organismi entrarono anche in contrasto. Prima ancora di arrivare al ghetto di Varsavia vorrei ricordare che l'occupazione polacca, sapete che la guerra finisce nel giro di un mese perché a fine settembre già la Polonia si dichiara vinta, quindi la Wehrmacht entra a Varsavia, un mese di blitzkrieg, quindi di guerra lampo, perché la Polonia non è assolutamente preparata a combattere con un esercito molto più addestrato, molto più tecnologico, eccetera. Immediatamente, subito dal primo mese, le Einsatzgruppen che sono già lì, cioè questi gruppi speciali che seguono la Wehrmacht e che inizialmente non si occupano degli ebrei, si occupano di terrorizzare la popolazione locale, in particolare la Polonia, ma più tardi anche in altri territori, e di stroncare ogni possibile atto di resistenza. La Polonia subisce da subito un regime del terrore, nel senso che i polacchi, secondo questa scala gerarchica che corrisponde alla visione, alla Weltanschauung, alla visione nazista di Hitler, i polacchi sono gli Untermenschen, no? Sono come i russi, sono quindi uomini di serie Z che non hanno diritto ad avere un'educazione tranne un'educazione banalmente elementare, che devono essere considerati solo un popolo schiavo. E quindi ci sono azioni estremamente brutali che si rivolgono prima che nei confronti degli ebrei contro quella che si chiama l'intelligenza polacca. Quindi intere categorie, giornalisti, boy scout, preti, cioè tutti coloro che nella loro funzione o nel contesto sociale in cui agiscono possono esprimere parole di resistenza o parole contro il nazismo, vengono brutalizzati, arrestati, imprigionati, spesso giustiziati. È importante sapere queste cose, anche se il percorso che poi si fa è un percorso sull'ebraismo e sulla Shoah. È molto importante per capire il contesto di una popolazione che è stata, insieme all'Unione Sovietica, quella che ha pagato il prezzo più alto nella Seconda Guerra Mondiale, quella che è stata veramente presa a calci nel senso proprio con grandissimo disprezzo dai nazisti, quella che ha pagato un tributo più alto in termini di vite umane, quella che ha avuto sul proprio territorio i centri di sterminio, che ha avuto Auschwitz, che ha avuto il genocidio degli ebrei davanti agli occhi. Prima ancora che parliamo
di collaborazione, di partecipazione. E non per giustificare, semplicemente per avere un contesto di riferimento bisogna conoscere appunto questo clima che si crea. Parliamo di decine di migliaia di persone. Gli storici dicono che tra settembre e ottobre, i primi due mesi dell'occupazione, almeno 50.000 polacchi non ebrei sono giustiziati, tra questi molti ragazzini dai 14 anni, quindi tutti coloro che possono fare resistenza. Questa è una fotografia, per esempio si vede un prete, si vede un arresto, insomma ce ne sono molte effettivamente. Ricordatevi che anche i primi prigionieri di Auschwitz, che viene creato nel 40, saranno appunto i polacchi, e non solo i polacchi resistenti nel vero senso della parola. Per essere considerato resistente, finire ad Auschwitz o essere giustiziato, bastava anche semplicemente per il prete avere fatto una predica contro l'occupante oppure avere diffuso un volantino di protesta. Gli ebrei polacchi, secondo la visione del carnefice, secondo il nazismo, sono esattamente l'incarnazione della sua propaganda. Avete presente quelle immagini di propaganda terribili del nazismo dove si vedono gli ebrei brutti, col nasone, i riccioloni, sporchi? C'è questa immagine delirante che l'antisemita ha, non solo l'antisemita nazista. In Polonia la Germania ha l'impressione di trovarsela davanti. Anche qui, attenzione, gli ebrei polacchi, che in quel momento costituiscono la comunità ebraica più importante in Europa, più numerosa, Varsavia è la comunità ebraica più numerosa al mondo dopo New York, ma in Europa è assolutamente la più importante, quindi c'è una concentrazione di 3.300.000 ebrei che ci dà il senso veramente di quanto fosse importante. Gli ebrei polacchi non assomigliavano a niente a quello a cui noi oggi pensiamo, non erano affatto tutti così come quest'uomo messo al centro della fotografia, cioè avevano una diversità, una frammentazione interna che comprendeva tutte le appartenenze sociali, politiche, militari, intellettuali. C'erano sicuramente molti ebrei ortodossi, sicuramente vestiti così, con i riccioloni, con gli abiti scuri, che non vedevamo, che non vediamo, non avremmo visto in quegli stessi anni in maniera così ricorrente a Berlino, a Parigi o Amsterdam. Quindi è vero, soprattutto nei villaggi più rurali, meno industrializzati, c'era una buona concentrazione di ebrei ortodossi, ma ce n'erano anche tantissimi che, pensate, erano atei, erano estremamente militanti, militavano nel Bund, militavano nel sionismo, erano quindi di destra, di sinistra. Ce n'erano moltissimi che avevano occupato professioni economiche abbastanza importanti, o nel commercio o nell'artigianato, ma anche in professioni più importanti, erano medici, avvocati, diciamo esattamente come si trovava nei paesi occidentali, solo che in Polonia, appunto, probabilmente perché questo numero di 3.300.000 è un numero assolutamente alto rispetto a quello che è quanti sono gli ebrei in Europa in quel periodo? Sono circa 12 milioni, quindi 3.300.000 solo lì, voi capite che insomma è una comunità molto importante. Ma i soldati tedeschi che sono partiti in Polonia con, guardate la fotografia, con una propaganda gigantesca, il treno dice andiamo in Polonia a colpire gli ebrei, quindi i soldati tedeschi e tutti i tedeschi che seguono il regime nazista là, tutti i civili che vanno a lavorare lì, dalla maestra che va a lavorare nella scuola elementare polacca, sono tutti stati fortemente ideologizzati, a tutti è stato insegnato che l'ebreo fa schifo, che non è un uomo, che è un verme, che è brutto perché appunto non può avere fattezze umane, cioè hanno introiettato profondamente queste immagini, per cui basta che ne vedano uno davanti e automaticamente pensano che sia effettivamente vero che lì è così. L'ebreo dell'est è quello che è ancora peggio di tutti gli ebrei, diciamo, del mondo. E non è un caso se in tutte le fotografie di propaganda, queste sono due fotografie scattate dai nazisti, poi parleremo anche delle fonti, parleremo anche della differenza se una fotografia è scattata da una vittima oppure da un carnefice. Queste sono due fotografie scattate dai nazisti, vedete che addirittura all'uomo ebreo che sta lavorando, perché sono sottoposti al lavoro coatto immediatamente gli ebrei da subito, da quando inizia l'occupazione, quindi siamo ancora molto prima del ghetto di Varsavia, vedete che si gira.
Ora, non si sarebbe mai girato un ebreo terrorizzato, questo è un ebreo religioso, gli ebrei religiosi ortodossi non lavorano, non possono lavorare, quindi probabilmente non ha mai preso in mano una vanga e sta facendo un lavoro e sta spalando delle macerie molto dure, non si sarebbe mai voltato perché avrebbe avuto paura, quindi si capisce, oltre al fatto che c'è la fonte, quindi lo sappiamo, si capisce che è una fotografia posata. E vedete che al centro fotografano lui, quell'ebreo che ha quella faccia lì, proprio per accreditare l'idea che appunto gli ebrei sono così, sono brutti, meritano di lavorare perché non hanno mai lavorato, non sanno fare niente, sono parassiti, eccetera. Quindi obbligo del lavoro coatto subito, brutalizzazione in strada degli ebrei. Se in Germania dal 1933 alla notte dei cristalli, 1938, c'erano stati diversi anni in cui per escludere gli ebrei dalla vita sociale, dalla vita politica, dalla vita economica tedesca c'era voluta gradualità, perché non era opportuno che cittadini tedeschi di origine ebraica fossero presi a schiaffi nella strada nel 1933, ci voleva gradualità, bisognava che la popolazione tedesca capisse che era giusto allontanare gli ebrei, perché gli ebrei appunto non erano parte della stessa umanità, perché erano parassiti, eccetera, eccetera. In Polonia no, in Polonia si è arrivati da occupanti, ma si è arrivati con quell'ideologia nella testa che trova immediatamente la prova della propria verità. E quindi c'è una brutalizzazione immediata con ebrei che sono feriti, soprattutto agli ebrei ortodossi viene tagliata la barba, sapete che è un grandissimo spregio, una grandissima umiliazione, no? Per un ebreo ortodosso, per un rabbino essere privato della propria barba. Vengono picchiati, puniti, spesso uccisi in pubblico, con i polacchi che non reagiscono, poi possiamo discutere quanto vogliamo, non reagiscono perché sono indifferenti, non reagiscono perché hanno altro a cui pensare, perché pensano che sia giusto picchiare gli ebrei, non lo sappiamo, però vi ho ricordato i polacchi come vivono, i polacchi che tipo di trattamento hanno avuto. Una famiglia su tre ha qualcuno che è stato arrestato e mandato in un campo di concentramento in Germania, quindi comunque una situazione non facile. Ho scelto questa fotografia perché ci sono i cosiddetti bystanders, ci sono gli spettatori. Sapete che la storia ha almeno tre grandi categorie di persone, ogni storia, non solo la Shoah, quindi ogni storia tragica, ogni storia di un genocidio, di un massacro, ha i carnefici, ha le vittime e poi ha la grande categoria in cui rientriamo, credo, tutti noi, che è stata chiamata degli spettatori, cioè di coloro che si trovano ad assistere al male altrui e fanno o non fanno, compiono scelte o non compiono scelte a seconda di mille variabili. Poi un salvatore a sua volta, a seconda del comportamento, a seconda del comportamento che ritiene di avere o di non avere, può spostarsi ad un'altra categoria, può aiutare il carnefice, tiene fermo l'ebreo, sì, lo picchio anch'io, oppure può addirittura invece fare una scelta opposta di denuncia, di prestare soccorso, allora in quel caso diventa un salvatore. Vedete, queste sono ragazze polacche che quindi ridono, sono in posa e quindi ci fa capire che queste sono violenze assolutamente pubbliche di cui tutti sono a conoscenza. Sempre prima che apra il ghetto di Varsavia, obbligo della marchiatura, quindi della stella di Davide, per tutti gli ebrei polacchi con date diverse a seconda della zona, con fogge diverse. E noi siamo abituati a vedere fotografie in cui gli ebrei hanno, a partire dai 6 anni, la stella di Davide sul petto. Sappiamo che gli ebrei italiani non hanno mai avuto questo obbligo, per esempio, e non l'hanno avuto neanche ebrei di altri paesi occupati, ma in molti paesi orientali e anche non orientali fu imposto, per esempio agli ebrei tedeschi fu imposto dal 41 l'obbligo di portare la stella gialla. Qui siamo nel 39, obbligo di portare la stella gialla sotto forma o di un bracciale, quindi legato appunto al braccio con raffigurata la stella di Davide, oppure la stella diciamo tradizionale cucita sul petto. Non c'è una norma comune perché non viene deciso dall'alto, sono misure che ogni Gauleiter, ogni governatore del suo territorio emana copiandosi l'un l'altro. Quello che deve essere chiaro è che gli ebrei devono essere marchiati. Ho dimenticato una cosa assolutamente importante che vi dovevo dire prima. Esatto, che devo dire dall'inizio, è che nel giro di un mese, quando la Germania si
ottiene, diciamo, la capitolazione della Polonia. Il 17 settembre Stalin da est ha attaccato anche lui la Polonia in virtù di quel patto segreto, quindi possono spartirsi il territorio. Alla Germania tocca la parte più importante del territorio polacco, cioè la parte orientale, la parte occidentale, scusate, quella che tocca quindi il Reich, la Germania, e la parte centrale, mentre la parte orientale rimane sotto influenza sovietica. La parte della Polonia, la porzione della Polonia che vedete in questa piantina, comprende circa 2 milioni di ebrei che vivono in quel territorio, a sua volta viene divisa in due parti. Una parte, la parte meno popolata, che è quella che tocca direttamente i confini con la Germania, con quella più occidente, che vedete di beige, giallino, viene annessa. Annettere significa che quella parte entra, viene inglobata nel Reich, quindi ha un trattamento totalmente diverso dalla parte invece centrale, che diventa zona occupata. In quella parte di zona occupata, l'intenzione di Hitler in quel momento è di utilizzarla, usano questo termine, come la discarica degli ebrei, cioè come il luogo in cui far confluire a poco tutti gli ebrei catturati nella zona. Perché se ricordate un po' i numeri che magari avete studiato, avete visto nei libri, eccetera, agli inizi del regime nazista in Germania ci sono 500.000 ebrei, che sono meno dell'1% della popolazione. Un po' emigrano, diciamo circa 150 emigrano, poi però Hitler nel marzo 38 annette l'Austria, quindi si ritrova altri 200.000 ebrei e ritorna ad averne 500.000. Conquistando la Polonia si ritrova sotto la propria influenza 2 milioni di ebrei che si aggiungono a quelli precedenti. Quindi vedete che quella che si chiama la soluzione della questione ebraica non è la stessa cosa nel 35, nel 38 e nel 39. Perché dipende molto dall'urgenza di quella questione, dai numeri e, banalmente, che cosa farne degli ebrei. Ok, e veniamo adesso ai ghetti. Yad Vashem, che è il più grande museo della Shoah al mondo, di Gerusalemme, qualche anno fa ha pubblicato due volumi giganteschi che si chiamano Enciclopedia dei Ghetti. Quindi per la prima volta gli studiosi, gli storici così più competenti a livello mondiale si sono messi insieme per compilare una gigantesca Enciclopedia dei Ghetti e sono arrivati a ricostruire la storia di 1100 ghetti, di cui solamente 600 si trovavano nella Polonia occupata oppure annessa, 130 nei paesi baltici dopo il 41, quando dopo l'operazione Barbarossa Hitler si prende anche quei territori, e circa 250 in Russia. A questo numero bisogna aggiungere anche il ghetto di Salonicco in Grecia, i ghetti che furono istituiti in Ungheria e in Transnistria sotto la Romania e il ghetto di Terezin, campo ghetto di Terezin in Cecoslovacchia. Però il numero è un numero estremamente importante, 1100 ghetti, di cui più della metà in Polonia, già ci fa capire quanto questa realtà potesse essere grande, ma anche estremamente diversificata. Allora, innanzitutto i nazisti non definiscono mai da nessuna parte che cos'è un ghetto. Io ricordo una grandissima lezione di Dan Michman, che è il più grande storico israeliano che ha studiato i ghetti, che disse questa frase, disse: siamo qui, che noi che siamo stati vittime, perché lui è stato vittima, la sua famiglia, eccetera, che dobbiamo definire i ghetti, visto che ci hanno imprigionato, quando loro, i carabinieri, non hanno mai detto che cosa fossero. Cioè, i ghetti vengono istituiti senza un ordine preciso dall'alto, valido per tutti i territori occupati. Abbiamo sì un riferimento, certo che ce l'abbiamo. Abbiamo l'ordinanza di Heydrich, capo supremo delle SS, braccio destro di Himmler, per chi non se lo ricordasse, quindi Heydrich è assolutamente l'uomo della Shoah, della soluzione finale, insieme a Himmler, direi che è il numero due, se dovessi dargli un ordine di grandezza. Heydrich emana alle Einsatzgruppen, quindi a questi battaglioni di riservisti, di poliziotti, tiratori scelti che seguono l'esercito sia per stanare i resistenti e poi, vedremo più avanti, per assassinare gli ebrei e anche gli zingari, dà quest'ordine di concentrare
tutti gli ebrei di quei territori occupati, si riferisce alla Polonia, come soluzione temporanea, dice, in ghetti, prima della loro espulsione e del raggiungimento dello scopo finale che avrebbe richiesto un tempo più lungo. Cosa avrà voluto dire Heydrich con questa frase? Per tantissimo tempo gli storici hanno pensato, e così noi l'abbiamo imparata a scuola, questa storia, che i ghetti fossero stati concepiti fin dall'inizio come una tappa preliminare del genocidio, della Shoah. Intanto li chiudiamo tutti nei ghetti, quando ce li abbiamo tutti lì, un po' muoiono da soli per le condizioni che creiamo. Sono tutti lì, sarà molto più facile poi farli uscire nei luoghi dove li dobbiamo uccidere, che nel frattempo avremo costruito. Credo che tutti noi l'abbiamo imparata così questa storia, io l'ho imparata così. L'ultima storiografia, sto parlando degli ultimi 20 anni, ha completamente rovesciato questa ipotesi, che non è un'ipotesi assolutamente attendibile. Perché? Perché, come vi ho detto dall'inizio, fino al tardo autunno 1941, ma direi inverno 41-42, non c'è un piano di genocidio, perché non c'è un piano di deportazione in tutta Europa, perché non ci sono dei centri di sterminio in grado di occuparsi, e qui mi tocca fare questo gesto di virgolette, di occuparsi degli ebrei di tutta l'Europa occupata. Quindi finché non ci sono tutti quei pezzi, non è possibile considerare i ghetti come una tappa preliminare. Il nostro problema, di tutti noi, qui non c'entra la Shoah, è che quando noi conosciamo la fine di una storia, è come quando raccontiamo una storia a un bambino, se conosciamo la fine della storia, automaticamente tutta la nostra narrazione, anche della parte iniziale, farà sì che tutto sembri una preparazione per arrivare all'epilogo, giusto? Perché noi sappiamo come è andato a finire, sappiamo che dai ghetti sono usciti solo nelle camere a gas, anche se non è vero, perché molti sono stati fucilati. In realtà, quando vengono istituiti i ghetti, non esistono idee comuni su che cosa è un ghetto. I nazisti li chiamano in varie maniere, li chiamano luoghi di residenza per ebrei, luoghi di residenza sanitaria per ebrei, luoghi di residenza coatta per ebrei, distretto per ebrei. Usano una terminologia molto vaga, perché hanno probabilmente le idee confuse, conoscono la parola ghetto, perché ghetto è una parola antica, come sappiamo, però insomma c'è quest'ordine, che non è un ordine, è una Schnellbrief, è una lettera veloce, una circolare di Heydrich. Ricordatevi un'altra cosa, qui sono un pochino più tecnica. Heydrich non è un ministro come Himmler, quindi non può emanare una legge, non può obbligare nessuno a fare qualcosa ovunque, dappertutto. L'avrebbe potuto fare solo, se non nei Führer, Hitler, un ministro. Quindi anche il fatto che si cerchi continuamente l'ordine scritto di un genocidio, che non c'è, non si troverà mai, perché in un genocidio non c'è bisogno di un ordine scritto, questo ordine avrebbe potuto firmarlo solo o Hitler stesso, o un ministro plenipotenziario, che non era nemmeno Himmler. Quindi alle volte la gerarchia ci serve per capire chi faceva cosa e qual era l'ambito di azione delle singole persone. Diciamo che dà delle indicazioni precise, dice di costituire dei ghetti vicino a vie di collegamento ferroviario, di rinchiudere gli ebrei in attesa appunto di questo scopo successivo, per il quale sarebbe stato necessario più tempo. Noi sappiamo oggi che di questi 600 ghetti che furono istituiti in Polonia tra la fine del 39, tutto l'anno 1940, poi anche il 41 e il 42, i ghetti erano diversissimi tra di loro. Quindi la nostra idea del ghetto di Varsavia non è l'idea che vale per tutti i ghetti. C'erano ghetti chiusi, perché erano circondati, quello di Varsavia era circondato da mura di 3 metri, alte 3 metri, con filo spinato e addirittura, come se non bastasse, schegge di vetro, in modo che se uno provava a oltrepassarlo si sarebbe ferito le mani. C'erano ghetti come quello di Lodz, che si trovava nella Polonia annessa al Reich, quindi si trovava nella Grande Germania, che aveva delle cancellate, non aveva delle mura in mattoni, e che fu sempre completamente ermetico, mentre quello di Varsavia, nonostante l'alta sorveglianza, ebbe sempre la possibilità, di soprattutto per i bambini, di infilarsi nei pertugi, nel aprirsi dei varchi tra le pietre, nello scavare, non so se avete visto anche il film Il Pianista, nello scavare tunnel sotto il muro, cioè fu un ghetto ermetico, ma comunque fino a un certo punto.
Ci furono ghetti circondati solo da filo spinato, e pattugliati ovviamente da guardie. Ci furono ghetti completamente aperti, dove gli ebrei erano costretti a risiedere, non erano perimetrati da segni visivi di costrizione, ma la costrizione stava nel fatto che se uscivano gli sparavano e che tutta la popolazione circostante era stata avvisata che aiutare un ebreo significava la pena di morte per te e per tutta la tua famiglia. La Polonia fu l'unico paese dell'Europa occupata dove questa disposizione della pena di morte immediata per prestare aiuto a un ebreo fu applicata dall'inizio. Quindi anche questo è un elemento di cui tenere in considerazione, perché si veniva immediatamente giustiziati insieme a tutta la tua famiglia se appunto dimostravi di voler aiutare gli ebrei. Non solo, ma alcuni ghetti, quelli molto piccoli, non erano come quello di Varsavia, di Lodz, di Lublino, di Cracovia, delle aree. Cos'è un ghetto? È l'area di una città, generalmente quella più brutta, quella più decadente, quella dove non ci sono risorse idriche, quella dove non ci sono parchi, insomma, diciamo, la zona più fatiscente viene indicata come ghetto e quella parte viene recintata e lì gli ebrei devono viverci. Nelle città più piccole il ghetto spesso è una via, oppure una casa. Quindi anche la nostra idea del ghetto è tante cose, ma quella che ci deve rimanere è la coercizione, cioè un posto, una prigione da cui non possono uscire, o possono uscire solo in determinate condizioni, se lavorano, se non lavorano, ma anche qui a seconda del ghetto la situazione è molto diversa. Quindi avere in mente questa grande diversità. In questa slide vi faccio vedere solamente i ghetti più importanti quando vennero costituiti. Vedete che quello di Varsavia, qui entriamo veramente nel nostro discorso, il ghetto di Varsavia non è il primo in ordine cronologico, però è il primo grande ghetto, sarà fino alla fine quello più grande, quello più popoloso, quello più importante anche per la vicenda della rivolta naturalmente. Questa è una mappa dei ghetti per avere un'idea di... Vedete che non sono nella parte occidentale dell'Europa occupata, i ghetti sono nella parte orientale. Qualche studente mi chiede sempre perché. Perché, a parte che possiamo ovviamente formulare delle ipotesi, però ipotesi abbastanza sensate. Innanzitutto per una questione di numeri, perché nei territori occupati Oriente, 1,5 milioni di ebrei qui, 2 milioni, cioè sono tutti lì e quindi è comunque razionalmente più intelligente, no? Istituire dei ghetti in quella zona, in quei territori. I numeri delle comunità ebraiche occidentali sono molto più piccoli, ma c'era sicuramente un'altra ragione di cui tener conto. In Germania, quindi in patria, a Berlino, nelle grandi città tedesche e in alcuni paesi occupati di cui i nazisti avevano comunque una considerazione diversa, penso alla Francia, non era possibile istituire dei ghetti inizialmente quando appunto iniziava l'occupazione, per un motivo anche di opportunità nel non suscitare appunto la resistenza da parte della popolazione, che poi magari non avrebbe reagito, non avrebbe detto niente, però insomma il ghetto fisicamente era qualcosa che stonava in Occidente, dove gli ebrei appunto erano minoritari, erano molto più sparpagliati nella popolazione e in cui era bene che il tipo di discriminazione, di persecuzione fosse, come dire, un po' più soft, ecco, passatemi il termine inglese. Vedete, il ghetto è una misura sanitaria, lo chiamano i tedeschi, è una misura sanitaria per due motivi. Perché considerati virus, bacilli, quindi persone di portatrici di sangue marcio e quindi capaci di contagiare con il proprio sangue marcio il sangue puro dei tedeschi, i tedeschi erano terrorizzati dal tifo e dalle malattie, dalle epidemie, quindi il fatto di rinchiudere questa marmaglia, come la chiama Goebbels, infetta in un luogo in cui i nazisti non entravano, poi vi dirò chi entrava e chi non entrava, era quindi un sistema protettivo per di non essere appunto contagiati, ma l'idea che veniva propagata all'inizio era anche quello di consentire agli ebrei di avere un luogo più tranquillo dove vivere, più raccolto, cioè starete insieme, tutti insieme, in modo che si potessero sentire protetti dal resto della popolazione che nutriva
sentimenti di forte antisemitismo da diversi decenni. La Polonia aveva una tradizione antisemita molto forte, legata almeno a due motivi: un antisemitismo cattolico, quindi cristiano cattolico, che purtroppo esiste ancora oggi, e un antisemitismo invece basato su tensioni sociali, economiche, quando, vi ho detto, in alcuni paesi, in alcune situazioni, la comunità ebraica aveva raggiunto posizioni importanti rispetto magari al resto della popolazione, che aveva un livello di istruzione inferiore, eccetera. Quindi c'era sia una gelosia per le posizioni acquisite, sia un atavico antigiudaismo di matrice cattolica. Le due cose non andavano sempre insieme, anche questo è molto interessante. La Polonia è stato il paese dei delatori. Quelli che cercavano di scappare dal ghetto di Varsavia venivano quasi sempre ripresi da un polacco che se lo riportava al ghetto perché intascava molti soldi. Quindi purtroppo ci fu una percentuale molto alta di delazione in Polonia, e di persone che si arricchirono non solo utilizzando tutto quello che gli ebrei lasciavano prima di entrare nei ghetti, ma proprio facendo la spia e quindi non aiutando coloro che cercavano disperatamente di scappare. Spesso poteva essere un bambino e veniva ugualmente condannato a morte. Non è detto che queste persone che erano appunto delatori e che quindi commettevano questi crimini fossero anche per forza collaboratori dei nazisti, cioè spesso lo facevano solo per un motivo di proprio lucro. E abbiamo tante testimonianze, per esempio, di figure storiche dal punto di vista della delazione, cioè persone veramente immoralmente molto, molto corrotte, molto coinvolte nella denuncia degli ebrei. Si chiamava caccia all'ebreo, era proprio uno sport nazionale, c'era tutta una propaganda in questo senso, si insegnava anche i bambini polacchi a denunciare i bambini ebrei che scappavano dal ghetto, lasciando stare i bambini che ovviamente hanno una responsabilità diversa, però sono state ritrovate molte testimonianze, per esempio, di delatori che poi, durante l'insurrezione di Varsavia, non del ghetto, della città, nel 1944 invece combattono i nazisti. Quindi la realtà è sempre molto più complicata, non è solo bene, male, nero e bianco, no? Cioè le reazioni delle persone tengono conto di tante sfaccettature e di tante considerazioni. Allora, il ghetto di Varsavia viene chiuso definitivamente nel novembre 1940, è la comunità ebraica che si deve pagare la costruzione del muro. Quindi c'è immediatamente un coinvolgimento della comunità ebraica, costretta dall'occupante a farsi carico di questa costruzione, anche perché il secondo punto di quella circolare di Heydrich che vi ho citato, oltre a anticipare l'apertura dei ghetti, ordinava, e questo era un ordine, di istituire i consigli ebraici. I consigli ebraici, quindi i consigli degli anziani, ogni comunità doveva avere una rappresentanza di un certo numero di persone in grado di gestire l'attività appunto del gruppo comunitario, è un ordine a cui nessuno può sottrarsi, e i consigli ebraici vengono istituiti ovunque ci siano degli ebrei sotto occupazione tedesca, che ci sia o non ci sia un ghetto. Cioè il ghetto può anche non esistere, ma il consiglio ebraico, laddove, nei paesi, sto parlando di paesi orientali, il consiglio ebraico è proprio un obbligo. E il consiglio ebraico, generalmente composto da persone che godono della fiducia sia degli ebrei che della popolazione polacca locale, per esempio nel caso del presidente del consiglio ebraico di Varsavia, l'ingegner Adam Czerniakow, e viene indicato dal sindaco di Varsavia come persona autorevole, come persona formata, eccetera. Che compito ha il consiglio ebraico? Ha due compiti fondamentali: uno, far rispettare gli ordini dei nazisti nel ghetto. I nazisti non parlano polacco, non parlano yiddish, la maggior parte degli ebrei polacchi parla yiddish, non parla neanche polacco, lo capisce. Quindi servivano o degli interpreti, che ovviamente i nazisti avevano, ma da un punto di vista razionale era molto più utile far sì che gli ordini venissero trasmessi nella lingua locale direttamente da persone della comunità. Anche per un'altra ragione, anche perché così il malcontento e le proteste della popolazione che viene imprigionata nel ghetto, a chi sarebbero state rivolte?
ovviamente a coloro che trasmettevano questi ordini. Quindi era come un cuscinetto, no? Tra le guardie SS, gli ebrei che sono rinchiusi nel ghetto, e il consiglio ebraico che deve fare appunto da ponte. L'altro compito che ha è quello di gestire come può la vita comunitaria. Ora, quando diciamo vita comunitaria parlando di un ghetto, bisogna capire cosa intendiamo. Nel ghetto di Varsavia, nel giro di pochissimo tempo, vengono rinchiuse centinaia di migliaia di persone. Sarà il ghetto più affollato, più drammaticamente popolato di tutta la storia dell'Europa nazista e dei ghetti, perché nel 1941 si trovano rinchiuse su una superficie di 3,5 km quadrati, quindi veramente pochissima, 465.000 persone. Io non riesco neanche a immaginarmele. Le fonti naziste dicono che inizialmente, nei primi mesi, appena si chiude il ghetto, rinchiudono 380.000 persone, che sono tutti gli ebrei del ghetto di Varsavia, tranne quei pochissimi che riescono a nascondersi e a scappare, più non ci sono solo quelli della città di Varsavia, tutti quelli del distretto di Varsavia, perché l'ordine ovviamente arriva fino alle campagne, cioè coinvolge vari villaggi. E le stime naziste dicono che dall'inizio in una stanza ci devono vivere e dormire 7 persone. Poi nel 41, quando il numero sale a 465.000, circa 13-14 persone sono costrette a stare in un unico vano. È una situazione assolutamente spaventosa da gestire, perché si trovano tutte insieme persone che hanno in comune solo una cosa: quella di essere considerate ebree agli occhi dei persecutori, appunto dei propri carnefici, e di diventare vittime di una prigione a cielo aperto in cui fin dall'inizio non ci sono le condizioni per poter vivere. Vi ho detto che hanno in comune una sola cosa, quella di essere considerati ebrei agli occhi del proprio carnefice. Pensate che nel ghetto di Varsavia vengono rinchiusi 2.000 cattolici. Sono 2.000 cattolici, che sono cattolici non dal 1938, sono cattolici magari anche da una o due generazioni. Magari avevano un trisavolo ebreo, quindi volgarmente i nazisti li chiamano ebrei convertiti, ma sono cattolici, battezzati, possono dimostrarlo con tutti i certificati della curia. Ma siccome è sempre il carnefice che decide chi è la vittima, e il carnefice ha sempre un'idea immaginaria dell'altro, ha un'idea immaginaria dell'ebreo come razza, è chiaro che non esiste, ha un'idea dell'ebreo come popolo, e l'ebreo non è un popolo come lo intende il nazismo, non ha un esercito, non ha un unico territorio, eccetera. Ma soprattutto, secondo il nazismo, l'ebreo è sangue, è anche una sola goccia di sangue marcio che è rimasta in un corpo. Quindi anche 2.000 polacchi di Varsavia cattolici verranno rinchiusi nel ghetto di Varsavia. Salto da, perché vi voglio far vedere più cose, poi torno indietro. Verranno rinchiusi nel ghetto. Nel ghetto c'erano 3 o 2 chiese cattoliche, a seconda delle fonti. Il fatto che uno può dire 2, uno può dire 3, è perché il perimetro, cioè l'area del ghetto, cambiò più volte, venne ristretta più volte, quindi non si sa se tutte e tre le chiese rimasero dall'inizio alla fine nel perimetro grande del ghetto, oppure uno di queste tre, ma insomma poco importano questi dettagli, però per dirvi che il clero di Varsavia aveva l'autorizzazione tutte le domeniche di entrare nel ghetto, tenere la messa in una di queste chiese, alla quale partecipavano i 2.000 cattolici, che i nazisti chiamavano ebrei convertiti, e vi partecipavano anche i soldati tedeschi, le SS, insomma, che erano cattolici o comunque cristiani. Questi convertiti erano fortemente disprezzati dagli ebrei ortodossi, che gli sputavano addosso quando uscivano dalla chiesa e li escludevano dalle messe popolari, dalla carità, dall'aiuto. Quindi vi sto dicendo tanti particolari per darvi un mosaico molto complesso. Anche all'interno del ghetto di Varsavia non è una comunità compatta che sono lì, che si vogliono tutti bene e che solidarizzano dall'inizio. È io contro di te. All'inizio arrivano in massa, non sanno neanche dove andare, perché non vengono assegnati gli alloggi per tutti, e quindi c'è una situazione estremamente difficile in cui centinaia di migliaia di persone che non si conoscono, spesso non si capiscono,
perché poi alcuni parlano solo yiddish, altri parlano polacco, alcuni sono molto istruiti, altri per niente, eccetera, in una situazione veramente caotica, rispetto alla quale il consiglio ebraico ha pochissimi strumenti per poter apportare delle soluzioni. Può assegnare gli alloggi, certo, spetta al consiglio ebraico dire: allora te, Fontana Laura, lì, in quella stanza. Ma quando gli alloggi finiscono, perché vi ho detto 465.000 persone, la maggioranza deve dormire per strada, deve dormire per terra, deve dormire ovunque. E in Polonia d'inverno ci sono 30 gradi sotto zero, quindi già si autocondanna a morte chi non ha neanche un vano. Insomma, una situazione veramente molto, molto difficile. E poiché il ghetto aveva racchiuso due parti distinte di Varsavia, ma non e nella zona del ghetto vengono evacuati i polacchi, i pochi polacchi che vi abitavano, perché ovviamente quella zona deve servire solo per gli ebrei, e era stato necessario creare un collegamento, perché non potevano eliminare tutte le strade. I nazisti cercarono di dirottare il traffico, di fare in modo che la parte della Varsavia ariana non toccasse, non comunicasse affatto con la parte ebraica, però ovviamente era una grande città in cui c'era il commercio, insomma un sacco di necessità, e quindi vedete in questa zona, per esempio la via Clodda, sopra avevano costruito questo ponte, perché la via era una via, la via che vedete sotto dove passa il tram è la via della Varsavia ariana, cioè della parte polacca non ebraica, e gli ebrei che dovevano passare da una parte all'altra del ghetto, dal ghetto piccolo al ghetto grande, dovevano utilizzare questo ponte. Le fotografie servono anche per tenerci sempre in mente che la gente sa tutto e vede tutto. Io ancora oggi, quando mi confronto con gli insegnanti, eccetera, c'è questa idea che la Shoah sia stata qualcosa di nascosto, no? Di misterioso, di cui non si sa. L'hanno detto anche i tedeschi dopo la guerra, hanno detto: noi non lo sapevamo. Sapevamo, ma non quello. C'è un titolo di un libro famoso che dice: noi quello lì non lo sapevamo. Cioè, sapevamo tante cose, violenze di guerra, eccetera, ma non quello che facevano gli ebrei all'est. Ora, qui siamo in Polonia, ma nella Varsavia di quegli anni c'è una marea di tedeschi che vanno, c'è una marea di gente che viaggia anche per turismo, c'è un sacco di gente che entra nel ghetto di Varsavia, che può entrare nel ghetto di Varsavia con un lascia passare di 12 ore, semplicemente a visitarlo, ovviamente tedeschi o comunque cittadini. Curzio Malaparte, se lo conoscete, ebbe il permesso come giornalista di entrare nel ghetto di Varsavia. Quindi voglio dire, comunque questa realtà è una realtà conosciuta. Spesso le parole sono, lo diceva Primo Levi, sono totalmente, le parole del linguaggio umano sono totalmente inadeguate per esprimere un orrore come quello della Shoah, che ogni parola è insufficiente. Quando io dico sovraffollamento, 460.000 persone in 3,5 km², vuol dire questa fotografia. Vuol dire che non esiste un centimetro di terra dove tu non ti scontri col braccio dell'altro. Vuol dire, come scrivono tanti adolescenti ebrei rinchiusi nei ghetti che scrivono i loro diari, e ce ne sono di bellissimi che mi invito a leggere, in cui dicono: ero riuscito dopo una fila di 2 ore a conquistarmi un pezzettino di pane, quello che gli spettava per lui e tutta la sua famiglia, cioè non faceva in tempo neanche a fare questo gesto, glielo portavano via 10.000 altri bambini che avevano fame. Quindi una situazione dall'inizio creata per la non sopravvivenza, sia perché il numero di calorie era un numero di calorie assolutamente insufficienti, perché venivano assegnate circa 180 calorie, qualcosa del genere, quando con quel clima ne servivano almeno 2.600. Allora qui si ritorna alla domanda se i ghetti sono stati una tappa del genocidio, una tappa della Shoah. Bisogna appunto intendersi su cosa, su cosa vogliamo significare quando parliamo di tappa. Allora, certamente la natura dei ghetti è genocidaria. Cioè, se io rinchiudo centinaia di migliaia di persone con 187 calorie e dopo poche settimane decido che quelle 187 calorie non le do a tutte 460 persone, le do solo a quelli che possono lavorare, e non li do a tutti quelli che teoricamente possono lavorare, li do a tutti quelli di cui io decido che possono lavorare.
Di conseguenza, meno di un terzo ha diritto a ricevere 187 calorie e tutti gli altri, che già 187 calorie, non so, è una mela? Non so cos'è. Cioè, non si può vivere con 187 calorie, con quel clima, eccetera. Quindi significa condannare di morte per fame quella popolazione, che non sa poi dopo cosa succederà, non conosce che ci sarà Treblinka, ci sarà Auschwitz. Intanto è lì, gli è stato detto di star lì e non ha nessuna possibilità di migliorare la propria vita. Allora come fa? Come fa a sopravvivere? Vabbè, io dopo qui non ho tempo, ma ho messo diverse testimonianze, ho dato all'Alessandro una dispensa, ci sono tutte le testimonianze, dopo questa potete utilizzarla, perché è molto interessante poi la narrazione storica, confrontarla con quello che dicono le vittime che sono rinchiuse e che scrivono, quindi non solo con le fonti dei nazisti, ma anche con quello che scrivono, le vittime. Quindi cosa succede? Succede che ovviamente nel giro di pochissimo tempo non solo muoiono tantissime persone, hanno calcolato, il ghetto di Varsavia si chiude nel novembre 1940, sapete che le grandi deportazioni per Treblinka iniziano nel luglio, 23 luglio 1942, dal novembre 40 alla vigilia delle deportazioni, quindi meno di due anni, sono già morte tra le 80.000 e le 85.000 persone solo di fame. Quindi vuol dire che i più deboli muoiono perché nessuno dà loro da mangiare e si crea una situazione totalmente disperata, perché il consiglio ebraico, con tutta la sua buona volontà, pur istituendo cantine popolari, mense popolari, dandosi veramente da fare e attivandosi con operazioni che oggi possiamo chiamare di resistenza, dar da mangiare agli affamati, agli orfani, a quelli che non hanno niente, ma è un'impresa disperata perché la zuppa è acqua e perché non ce n'è neanche per tutti. Ecco, le calorie, queste sono da fonti tedesche, vedete la differenza tra quelle normalmente necessarie per vivere e le 184 che venivano date agli ebrei. E allora come si sopravvive? Si sopravvive in vari modi. Si sopravvive inventandosi una quotidianità che non esiste più. Ovvero, se hai qualcosa da vendere, lo vendi. Ci sono ebrei che vendono qualunque cosa. Quelle poche cose che sono rimaste. La cosa più dolorosa per molti di questi ebrei che raccontano è separarsi della Bibbia, per esempio vendono la Torah, vendono i libri sacri, vendono tutti i loro averi. I bambini diventano contrabbandieri, molti bambini diventano l'unico mezzo di sostentamento per le famiglie. Quando una famiglia non ha né il padre, né la madre, né tantomeno la nonna, il nonno, lo zio, la zia, che possono tenere questa benedetta tessera annonaria delle 184 calorie in virtù di un lavoro che possono fare per i nazisti, nessuno mangia perché nessuno ha diritto a questa misera razione. Allora cosa fanno le famiglie? Utilizzano i bambini, soprattutto i bambini molto piccoli e molto magri, ed erano magri per forza di cose, li invitavano, cioè gli insegnavano con delle bande di bambini più grandi, si vede anche nel film Il Pianista, a scappare, quindi a uscire dal ghetto di Varsavia o attraverso dei tunnel che scavavano sotto il muro, oppure aprendo, spostando le pietre, per andare dalla parte ariana, usiamo questo termine, come dall'altra parte del ghetto, e implorare, supplicare un polacco che aveva comunque anche lui meno calorie di quelle utili per vivere, di vendergli o di regalargli un tozzo di pane o qualche cosa. Questi bambini però quando rientravano nel ghetto, se venivano scoperti, venivano naturalmente uccisi. Erano bambini che pagavano la colpa di avere disobbedito a un ordine nazista. Questo è un esempio che dimostra come anche i rapporti personali e i rapporti sociali sono completamente pervertiti all'interno del ghetto. Non c'è più la famiglia che ti protegge, non c'è nessuno che ti protegge, è ognuno per sé, con molte persone che vivono in mezzo alla strada o con bambini che rimangono orfani a cui nessuno può dare niente, salvo le poche mense che il consiglio ebraico riesce a mettere in atto, salvo l'orfanatrofio che ha 300 posti e quindi bambini che muoiono in mezzo alla strada. Oppure bambini che devono, magari a 6 anni, essere loro ad avere la responsabilità col pericolo di vita di nutrire la nonna, la mamma, la zia e tutta la famiglia. Quindi una scala di valori completamente rovesciata.
E tutte queste cose vanno tenute in mente quando poi si parla di perché non hanno resistito, perché si sono fatti portare via a Treblinka senza protestare, che erano centinaia di migliaia e le guardie erano in numero estremamente inferiore. Perché bisogna ricordarsi come questo lento annientamento psichico ha agito rompendo. Innanzitutto gli ebrei sono stati isolati dal resto della società, quindi dall'altra parte della Varsavia, sono stati isolati da tutti gli altri ebrei che erano altrove e anche tra di loro, perché anche tra di loro le condizioni stesse in cui uno mangiava e dieci no, faceva sì che quella solidarietà non fosse spesso possibile. Spesso era possibile, ma molto spesso non era possibile. E così si creavano situazioni di grande diversità tra le persone, si creavano contrasti molto crudi, molto inumani anche questi, tra quei pochi che almeno fino al 41, cioè il primo anno del ghetto, arrivano magari da città più ricche, magari hanno ancora, vedete, dei vestiti tutto sommato non belli o brutti, ma insomma che possono tenere magari il freddo, delle scarpe con le quali possono camminare, e persone che non hanno le scarpe. Non avere le scarpe in Polonia d'inverno vuol dire che ti amputano i piedi, quindi sei condannato a morire. Nel libro che ha letto Alessandra si parla molto bene di questi contrasti tra la vita e la morte, tra piccoli gesti quotidiani per cercare di preservare la propria dignità, anche se sai che il giorno dopo potresti non sopravvivere per la fame. E io ho scelto questa fotografia prima di passare alla liquidazione del ghetto di Varsavia. Ho scelto questa fotografia perché questa fotografia è stata scattata pochissimi giorni prima delle grandi deportazioni, cioè pochissimi giorni prima dell'inizio della cosiddetta liquidazione del ghetto verso Treblinka. Questa è una fotografia che una di queste sopravvissute, Gina, che è la seconda ragazza in prima fila, regalerà tanti anni dopo la guerra al Museo dell'Olocausto di Washington. Quindi lei racconta tutta la storia, dice che avevano appena dato l'esame di maturità, apro una parentesi, scuole clandestine nel ghetto, quindi tante forme di resistenza morale, psicologica, culturale, in cui è tutto proibito. Emanuel Ringerlund scrive in uno dei suoi diari: era tutto proibito e noi facevamo tutto, perché per vivere i nazisti vietavano tutto, però gli ebrei si diedero veramente molto da fare per tenere aperte le scuole, c'erano addirittura corsi universitari, per un certo periodo ci furono dei teatri nel ghetto, insomma una vita veramente, non so quanti giornali clandestini stampassero nel ghetto. E c'erano situazioni in cui anche un piccolo sprazzo di felicità veniva cercato e difeso, perché quello ti poteva permettere di sognare magari un briciolo in più e rimanere in vita. E è una testimonianza molto, molto interessante, perché lo scrive anche Janina Baumann, che è la moglie di Zygmunt Bauman, il famoso sociologo. Anche Janina Baumann è stata rinchiusa nel ghetto di Varsavia, anche lei ha scritto un diario, e lei dice: era incredibile il fatto che ci fossero alcuni giovani ebrei disposti a pagare, perché avevano dei pochi spiccioli nel ghetto, e quindi rinunciare magari alle loro 187 calorie. Perché cosa pagavano? Pagavano quegli abitanti di alcuni edifici che si trovavano in cima, e quindi potevano far salire queste persone che pagavano sul tetto, e sul tetto prendere il sole. Allora Janina Baumann scrive questa cosa nel diario, dice: era bello vedere questi ragazzi e queste ragazze che si baciavano, cantavano, che prendevano il sole. Però quando io penso che pochi giorni dopo finiranno su un treno per le camere gas di Treblinka, mi chiedo a cosa servisse andare a prendere il sole, no? In quelle situazioni. Io credo che questa domanda non sia una domanda che ci possiamo porre noi oggi in questo contesto, però dimostra come lo spirito umano resista in mille modi e cerchi di preservare un proprio margine di libertà anche quando tutto è proibito. E io dico sempre che anche insegnare la matematica ai bambini, c'erano veramente scuole per ogni ordine, per ogni fascia d'età. Cosa vuol dire insegnare la matematica dei bambini, che nei diari si legge che questi bambini avevano le dita dei piedi completamente congelate, non avevano mangiato magari perché aveva mangiato solo il babbo, perché era arrivata una razione e il babbo doveva lavorare, perché almeno
con la sua tessera di lavoro, diciamo, si dimostrava utile e sperava che anche la sua famiglia, insomma, sarebbe stata risparmiata. Quindi cosa vuol dire insistere, vai a scuola a imparare la matematica in quelle condizioni? Beh, vuol dire far capire al bambino che è un bambino normale per una frazione di secondo, perché va a imparare la matematica e non sta nel letto a aspettare la morte. Ci sono state situazioni veramente molto, molto, molto diverse, molto numerose, che ampliano quel concetto di resistenza e con tante sfaccettature, no? Perché noi siamo abituati alla resistenza come la resistenza solo, quella più nobile del termine, no? La resistenza armata, quella che adesso scoprirà nel ghetto appunto nel luglio del 1943, cioè la vera e propria rivolta armata contro il tuo nemico. Ma Georges Bensoussan dice, parliamoci chiaro, per delle persone condannate a morte resistere significava un'unica cosa, cercare di rimanere in vita un giorno in più, e quel giorno in più era un giorno strappato al progetto dell'altro che voleva vederti morto. Quindi provare a vivere in tutti i modi, e proprio perché cercavano di vivere in ogni maniera, fino all'inizio delle grandi deportazioni, quindi fino al luglio 42, quando i nazisti decidono di svuotare i ghetti, anche quello di Varsavia, per portare tutti gli ebrei nelle camere a gas di Treblinka, fino a quel momento anche le iniziative di alcuni giovani che erano rinchiusi nel ghetto e che volevano invece una resistenza più attiva, più battagliera, non vengono promosse, diciamo, dalla maggioranza, vengono osteggiate sia dal Consiglio ebraico sia dalla maggioranza degli ebrei, perché hanno tutti paura, perché ancora, diciamo, sperano di potersi salvare, sperano di poter andare a lavorare, c'è questa idea che sarebbero andati a lavorare ad est, hanno paura poi delle ritorsioni. Ogni volta che scappa qualcuno dal ghetto vengono uccise 100-160 persone, le cifre sono diverse, quindi delle rappresaglie pazzesche. E quindi fino ad un certo momento, diciamo, la vera resistenza che si decide di mettere in atto è la resistenza della vita di tutti i giorni, quindi di cercare di poter migliorare questo. Arriviamo quindi al 1942, al luglio 1942, quando Himmler, l'aveva deciso già mesi prima, ordina di svuotare il ghetto e di liquidarlo, questo è il termine. Nel luglio 1942 la Shoah è nel frattempo stata non solo pensata ma messa in atto, perché sono stati costruiti i primi centri di sterminio, è stato costruito il centro di Chełmno, nella parte della Polonia annessa al Reich, vicino al ghetto di Lodz, che però funziona con dei camion a gas, quindi non è un centro, non è né un campo né un centro, è un castello dove gli ebrei arrivano, si spogliano nel castello, nudi salgono su un camion, questo camion arriva, fa 50-60 km, arriva in una foresta, durante il tragitto loro vengono asfissiati, scendono dal camion trasportati da degli altri ebrei che aiutano e vengono seppelliti in fosse comuni, e poi il camion torna indietro e ricomincia. Gli altri centri invece di sterminio che vengono messi in funzione nel corso del 42 sono centri dotati di camere a gas fisse, quindi capaci di un effetto di assassinare un numero maggiore di persone con maggiore efficacia, maggiore efficienza e soprattutto minor tempo. Questi tre centri sono Belzec, Sobibor, Treblinka, e sono quelli che sono chiamati dell'Axel-Reinhardt, poi vi faccio vedere meglio una cartina. Voglio rimanere qui a questa fotografia di Adam Cherniakov, perché è il presidente del Consiglio ebraico di Varsavia, come vi ho detto. Voi immaginatevi queste persone, buone, meno buone, scaltre, meno scaltre, ogni persona ha un suo carattere e una sua gamma di opzioni che può scegliere di mettere in atto, no? Cioè uno può decidere di collaborare al 100%, al 90%, ognuno in quelle situazioni trova un modo, secondo me, per sopravvivere. Adam Cherniakov era un uomo per bene, era un uomo serio, era un uomo che non ama per niente svolgere quel ruolo, però cerca di farlo inizialmente meglio che può, non vuole infatti una resistenza armata, cerca appunto di mettere in atto tutte le varie misure che vengono notificate dai tedeschi, ma il 22 luglio riceve l'ordine di preparare le liste per i primi 6.000 ebrei che devono essere deportati. Non gli viene detto Treblinka, ma lui capisce che ovviamente si sta parlando di un non ritorno. Perché lo capisce?
perché a luglio 1942 le voci dello sterminio le conoscono tutti, le conoscono gli ebrei in Polonia, le conoscono addirittura anche in Occidente, perché dall'estate 1941 sul fronte russo sono stati fucilati almeno 1,5 milioni di ebrei, quindi queste notizie sono notizie che comunque si sono diffuse e quindi gli ebrei del ghetto sanno che se, soprattutto se in questi 6.000 nomi di persone che devono partire ci sono i nomi dei bambini o nomi di anziani, nomi di disabili, è impossibile che vadano a lavorare, ormai non si fanno più, diciamo, il ritiro dalle bugie dei nazisti. Quindi Adam Cerniakov ci pensa e decide che lui non può macchiarsi le mani di quella collaborazione, non può essere lui a scrivere quella lista, non può essere lui ad avere il ruolo di Dio e decidere chi muore e chi invece può rimanere nel ghetto. Quindi scrive questa ultima annotazione: non prendetela come un atto di vigliaccheria, ma questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il suo diario tradotto in italiano, vi lascio tutta la bibliografia, dice: io mi dispiace, mi fermo qui, non ce la faccio. Il 23 luglio alle 4:30 del mattino si suicida ingerendo una capsula di cianuro. E quindi il 23 luglio, poche ore dopo, 6.000 persone a caso sono rastrellate, portate a Treblinka e uccise. Vi voglio dire una cosa su Cerniakov. Un atto importante, no? Un uomo che si interroga sulla propria coscienza, su fin dove può collaborare o non collaborare, e decide di non collaborare, quindi di lasciare il suo popolo al proprio destino e si uccide. Viene spesso paragonato all'altro grande presidente del Consiglio ebraico, quello del ghetto di Lodz o di Łódź, Rumkowski, che invece fino alla fine fu estremamente collaborativo con i nazisti, fino al punto da tenere un celebre discorso all'altoparlante dicendo: mamme, datemi i vostri bambini, perché le mamme nascondono i bambini, no? Quando arriva il momento della lista dei bambini e tutti nascondono i bambini, Rumkowski nel ghetto di Lodz è costretto a parlare al microfono, c'è anche la foto su internet, la trovate, e c'è un celebre discorso che dice: mamme, ve lo chiedo con il cuore straziato, datemi i vostri bambini, lo so che è un atto disumano eccetera, ma se non ce li date ci uccideranno tutti. E quindi insomma Rumkowski è passato alla storia, che poi anche Rumkowski finisce ovviamente ucciso come tutta la comunità del ghetto di Lodz, quindi non si salva nonostante quello che lui speri. Di solito il paragone è Cerniakov, uomo grande, uomo d'onore che si è ucciso piuttosto di non macchiarsi le mani, Rumkowski invece collaborazionista schifoso che va a chiedere anche i bambini, poi ha fatto la fine che doveva fare. Noi non siamo qui per giudicare e lo storico non fa il giudice, lo storico si limita a ricostruire i fatti e a offrirli con una sua proposta di senso. Quello che mi interessa è farvi conoscere le reazioni. Quando Cerniakov si suicida, gli altri membri del Consiglio ebraico protestano e si arrabbiano e gli sputano addosso, trovano il cadavere, gli dicono: bravo, bravissimo, grazie che adesso ci hai abbandonato qui. Adesso lo sai cosa succede? Che prenderanno queste 6.000 persone a caso e potranno essere chiunque, bambini, eccetera. Invece tu perché non hai indicato gli ammalati? C'erano ammalati terminali negli ospedali, c'erano dei disabili, insomma, voglio dire, secondo una legge, no, della crudeltà, ma della necessità, in altre situazioni si scelgono quelli che non hanno più nessuna speranza. Quindi, vedete, non sempre quello che sembra la scelta migliore viene recepito dall'altro come la scelta migliore, perché Cerniakov passa come colui che ha abbandonato il suo popolo alle decisioni arbitrarie dei nazisti, dei tedeschi. In realtà oggi la storia è molto molto precisa sul giudizio sugli Judenräte, sui consigli ebraici. Certamente tra i membri dei consigli ebraici dei ghetti ci furono personaggi approfittatori, senza scrupoli, che scelsero anche in maniera immorale di arricchirsi il più possibile per proteggersi, per proteggere se stessi, la propria famiglia, e quindi si comportarono sicuramente da persone molto collaborazioniste, ma anche molto malvagie. Ci furono invece molte persone che rifiutarono di farlo, quindi i numeri sono assolutamente misti tra vari tipi di comportamenti. Quello che deve essere chiaro è che il giudizio non può pesare sul loro comportamento a prescindere dal contesto, cioè non ci si può dimenticare che erano prigionieri queste persone. I membri del Consiglio ebraico sono prigionieri in un ghetto e non hanno altre possibilità di scelta, o lo fanno o non lo fanno, nel senso non è che possono
fare gli eroi al di fuori di una griglia estremamente ristretta. Questo perché spesso si dimentica il contesto e si appiccicano giudizi morali espressi oggi alla luce della nostra posizione molto comoda, senza conoscere invece tutta la situazione. Questa la saltiamo. Voglio arrivare adesso, ecco, vi ho detto la storia dei ghetti, la storia di Treblinka, di cui adesso diciamo qualcosa, non è avulsa dalla storia della Shoah, da tutto quello che accade in Europa in quel momento. Nel momento in cui viene decisa la liquidazione del ghetto di Varsavia, quindi che tutti gli ebrei di quel ghetto non servono più, e a quel punto la soluzione finale della questione ebraica già dall'inizio del 42 è diventata chiaramente il genocidio, sono stati approntati questi centri di sterminio, quindi siamo pronti, dicono i nazisti, per procedere. Nello stesso periodo, luglio 42, questa è una cartina europea che fa vedere come da altri paesi dell'Europa occupata si procede con la stessa sistematicità a arrestare interi gruppi di ebrei, comunità, non comunità, singoli individui, e a trasferirli dopo periodi più o meno lunghi in campi di internamento direttamente a est nei luoghi adibiti per il loro sterminio. Quindi non è che il ghetto di Varsavia viene liquidato e gli ebrei sono mandati a Treblinka, punto. E non è che gli ebrei del ghetto di Varsavia che sono mandati a Treblinka rappresentano la distruzione dell'ebraismo polacco, punto, che sarebbe già mostruoso, stiamo parlando di 2 milioni di persone. Ma è che quella fotografia che noi oggi in questa conversazione teniamo sotto i riflettori è una tessera di un puzzle molto più ampio, molto più mostruoso, che nello stesso giorno, proprio negli stessi giorni, mi dimostra. Oggi cos'è? 16 luglio, grande retata del velodromo d'inverno, del Veldiva a Parigi, quindi la maxi retata degli ebrei parigini che poi finiscono ad Auschwitz. Ma guardate, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Grecia, quindi qui c'è un piano, quello che si chiama piano concertato. Il genocidio non è un massacro. Il genocidio non è un massacro. Non è arrivare in un villaggio e uccidere tutti gli ebrei di quella zona. Quello è un massacro. Un genocidio è un piano, si chiama piano concertato e coordinato. Per essere un piano concertato e coordinato vuol dire che io devo sapere che lì ci sono 10 ebrei, lì ce ne sono 10.000, là ce ne sono 2 milioni, qui ce ne sono 2. E vuol dire andarli a prendere tutti con un sistema di, non solo poliziesco, con un sistema di trasporti, con un sistema di autorità che mi aiutano, verificando se il paese occupato collabora o non collabora, predisponendo dei centri di sterminio, facendo in modo che quelli che arrivano in un posto possano essere uccisi tutti, non che me ne arrivano 2 milioni lì e non c'ho posto nella camera gas. Sono problemi che vengono affrontati in maniera purtroppo brutalmente tecnica dai nazisti, cioè il piano concertato significa che veramente c'è un programma che tiene conto di tutti questi aspetti. Dal ghetto di Varsavia non si può uscire vivi, perché viene deciso che appunto da quel ghetto e da tutti gli altri ghetti l'unico che rimane aperto fino all'estate 44 sarà quello di Lodz, nella parte della Polonia annessa, perché Lodz era la città industriale più importante d'Europa. Tutta l'industria tessile passa da Lodz, tutte le divise delle SS vengono fatte a Lodz, le divise dei soldati tedeschi, le scarpe. Quindi Lodz era veramente molto molto importante, però anche lì a partire dal 44 viene chiuso anche quello. Quindi quando viene decisa questa liquidazione del ghetto, come dicono loro, come si procede? Si procede per gruppi, per trasporti. Quindi un trasporto ha in media 1.000 persone e deve essere composto in modo che tutti i convogli siano strapieni per avere 1.000 persone e per poter avere sempre la massima efficienza anche. Questa era la frase di Cherniakov che vi avevo messo. Quindi le liste vengono formate o con la collaborazione del Consiglio ebraico oppure in maniera selvaggia, come si dice, passando casa per casa, spesso bastava passare strada per strada, molta gente era per strada, quindi veniva presa e portata in questo punto di raccolta all'interno del ghetto che era la Umschlagplatz, quindi la piazza di raccolta, fino a le persone rimanevano ore sotto il sole senza bere, eccetera, fino a quando non venivano fatte salire
fino a quando non venivano fatte salire sui treni. Velocemente, queste erano tutte forme di resistenza all'interno del ghetto. Pensate, chi non ha niente da mangiare si organizza per dare da mangiare a chi ne ha ancora meno. Stiamo parlando di persone che, se hanno da mangiare, hanno 184 calorie, quindi è una cosa che noi non riusciamo neanche a concepire, però questo è veramente un grande gesto di cercare di resistere all'annientamento, preservare la vita spirituale per gli ebrei religiosi quando era vietata, quindi pregare, anche se magari stai morendo, è comunque un gesto che ti fa sentire, no, ancora uomo, ancora fedele, ancora degno di Dio, eccetera. Libri, come ho detto, vita religiosa, vita culturale. Ma soprattutto la scrittura. Noi abbiamo tantissime testimonianze, poi ve le faccio vedere adesso negli ultimi minuti alcune, abbiamo tantissime testimonianze scritte non solo da adolescenti ma anche da adulti, diari, racconti, lettere, eccetera, che testimoniano quello che vedevano, quello che sentivano raccontare, quello che pensavano che sarebbe capitato loro. Un'altra cosa importante da dire è che Himmler, numero uno probabilmente della Shoah, perché rispetto a Hitler, che è colui che proclama, Hitler indica la strada, ma non scrive mai, tutto verbale, tutto orale quello che dice Hitler. Hitler indica sempre la strada, dobbiamo sbarazzarci degli ebrei, bisogna liquidare i ghetti, ma non scrive niente, non firma niente. Infatti la storiografia ha trovato pochissime cose di Hitler, ci sono molti discorsi ma pochi scritti. Poi sono i suoi uomini che, in base alla gerarchia, al posto gerarchico che occupano, che mettono in pratica il desiderio di Hitler. Infatti il più grande storico di Hitler, che si chiama Ian Kershaw, che è un americano che ha scritto tutte le biografie su Hitler tradotte in italiano, ha coniato questa espressione, secondo me perfetta, che in inglese è working towards the Führer, cioè lavorare verso il Führer. Cioè questi alti gerarchi non è che ricevevano la letterina di Hitler con scritto "caro Himmler, ti ordino di assassinare tutti gli ebrei polacchi", no. Quindi erano indicazioni programmatiche in cui si capiva che il futuro del Reich passava anche per una enorme pulizia di questa maledetta razza ebraica, come veniva chiamata, e poi i suoi uomini che la mettevano in pratica anche con una propria autonomia, con un proprio spirito di iniziativa. Himmler, capo dell'SS, fu colui che sicuramente più ebbe responsabilità in questo, e visitò praticamente tutti i luoghi, non c'è praticamente un luogo, da Minsk, Auschwitz, Mauthausen, Himmler visita tutto, si rende conto di tutto. E ogni volta, dopo la sua visita, la situazione accelera perché si deve perfezionare il metodo di assassinio. Cioè Himmler è molto attento anche a andare sul posto per vedere poi come funzionano le cose, quanto tempo ci mettono, se le operazioni sono ordinate, se non sono caotiche. Conoscete la storia del dottor Korjak e dei suoi orfani, ci sono mille storie che potremmo raccontare, non ne abbiamo il tempo, però il dottor Korjak, cioè, grandissimo, ecco, poi l'Alessandra ve lo racconta magari in viaggio, comunque dottor Korjak, grande pedagogo, colui che ha rivoluzionato la pedagogia dell'infanzia, quello che ha inventato il tribunale dei bambini, il parlamento dei bambini, quindi il bambino al centro del proprio processo di apprendimento. In un'epoca in cui i diritti dei bambini non esistevano, i bambini negli anni 20 venivano menati, no, di continuo, sfruttati nelle campagne, eccetera. Bene, Korjak, che dirige un orfanotrofio a Varsavia da prima della guerra, quindi si ritrova dentro il ghetto col suo orfanotrofio, è talmente famoso perché le sue opere sono tradotte in tutte le lingue che può uscire in qualunque momento. E quando arriva l'ordine delle grandi deportazioni viene avvisato, proprio anche con una certa deferenza, che può uscire. E lui non abbandona i suoi 300 bambini, anzi dice che non li lascia da soli, visto che sono da soli, staranno con lui fino alla fine. C'è il celebre film di Vaida in cui lui li accompagna, no, fino al carro, dopo salgono sul treno e vanno a Treblinka, quindi lui sceglie di morire con i suoi bambini, e la figura di Korjak viene onorata in tutti i monumenti memoriali, non solo in Polonia, Yad Vashem, insomma è una figura veramente molto molto grande. E diciamo due cose sulla rivolta prima di dire due cose su Treblinka, perché è un po' sforato. Alessandra, ma adesso in 10 minuti chiudo. Sì, non male, anche se te qua. No, va bene, no, ma ce la faccio. Guarda, 10 minuti giusto per chiudere, perché non voglio abusare della loro pazienza. Ma anche perché dopo moltissime cose ve le ridice benissimo Agnieszka, Alessandra, eccetera.
Sì, per chi viaggia, sì, gli altri il prossimo. Vabbè, parliamo un attimo della rivolta vera e propria, perché poi abbiamo detto la parola resistenza va declinata sotto tanti aspetti, ma torniamo alla rivolta vera e propria. Allora, in tantissimi ghetti, nonostante non ne sappiamo nulla, perché al massimo le persone conoscono il ghetto di Varsavia, però in tantissimi ghetti ci furono rivolte o tentativi di rivolte contro i nazisti. Così come ci furono rivolte a Treblinka e a Sobibor, che erano centri di sterminio, quindi immaginiamoci in un centro di sterminio organizzare una rivolta, così come ci fu ad Auschwitz-Birkenau, la rivolta di Sonderkommando, e ci furono anche nei campi di concentramento in altri luoghi. Quindi basterebbe almeno conoscere l'esistenza di tutti questi fatti per smontare definitivamente il mito del fatto che si siano fatti portare a morte, no? Come pecora al macello, questa frase, no? Spesso ripetuta. In realtà il punto di partenza, secondo me, è sbagliato proprio per parlare c'è stata o non c'è stata resistenza, ce n'è stata poca o ce n'è stata molta. È ovvio che ce n'è stata poca, perché rispetto a 6 milioni di persone che sono state mandate a morire ce n'è stata poca. Però quando la folla che vi ho fatto vedere nella fotografia è seduta nella Umschlagplatz, in quel posto di raccolta, li hanno messi lì e da lì poi li caricano sul treno per andare a Treblinka. Quante persone c'erano nel ghetto di Varsavia che comandavano? C'erano 23, cioè c'erano pochissimi tedeschi che peraltro non entravano quasi mai dentro il ghetto perché avevano paura di prendersi il tifo, quindi dentro chi è che teneva l'ordine? La polizia ebraica, che era un organismo istituito dai nazisti anche lì per far sì che ci fosse un cuscinetto, no? tra loro e gli altri ebrei, quindi poliziotti ebrei che erano odiatissimi, ve lo potete immaginare, negli altri ebrei. C'erano tutti gli assistenti dei nazisti, che erano principalmente ucraini, lettoni, lituani, erano ex prigionieri sovietici che erano stati liberati, stiamo parlando dopo il 41 chiaramente, stiamo parlando dopo l'operazione Barbarossa, un certo numero di prigionieri sovietici vengono liberati con la promessa di collaborare con i tedeschi. E quindi i più giovani, quelli che sembrano più in forza, insomma, più su cui si può fare affidamento, vengono inviati in un campo speciale in Polonia, vicino a Lublino, che si chiamava Travniki, da lì il nome i Travniki dal campo, vengono addestrati come guardie dei centri di sterminio, guardie dei ghetti, come persone estremamente feroci. E quasi tutti i sopravvissuti si ricordano con terrore un ucraino, un lettone, un lituano che hanno avuto la sfortuna di incontrare, perché erano persone senza pietà, non avevano nulla da perdere, avevano già ottenuto la libertà dalla prigionia, appunto non erano più prigionieri, collaboravano, avevano soldi, avevano alcol, potevano andare con le prostitute, potevano entrare e uscire dal ghetto, insomma avevano tra virgolette una bella vita, e quindi erano estremamente brutali, estremamente interessati nel portare a compimento il proprio termine. Erano, non so, un centinaio nel ghetto di Varsavia, quindi la proporzione numerica era, non so, 6.000, 7.000 ebrei seduti lì per terra, di cui alcuni ancora giovani e parzialmente forti, seppur affamati, e un numero estremamente piccolo di guardie. Quindi perché non si ribellano? Non si ribellano perché viene da dimenticarsi che cosa sono stati quei 20 mesi in cui quelle persone sono state con 184 calorie a vedere la nonna morta e buttata dalla finestra perché non c'era neanche tempo di seppellirla, i bambini orfani che la gente calpestava perché non c'era neanche tempo di guardarli. Cioè sono stati 20 mesi di annientamento psichico in cui la persona ha perso sia i suoi riferimenti, no? I suoi valori, i suoi riferimenti, chi è mio padre, chi è mia madre, chi mi dà da mangiare, chi devo guardare io. E soprattutto la sua speranza è venuta meno in quei mesi, perché voglio sperare di andare a lavorare, ma quando ti rendi conto di come funziona la vita nel ghetto, quella speranza l'hai persa. Quindi non può resistere, è annientata psicologicamente. Inoltre, la mamma ha la bambina in braccio, la donna ha la sua mamma anziana, cioè sono gruppi familiari che comunque hanno mantenuto, diciamo, questo istinto protettivo di gli altri dopo che cosa fanno. Insomma, bisogna arrivare proprio quasi al termine delle grandi deportazioni. Vi ho detto che iniziano il 23 luglio 1942. La rivolta inizia il 19 aprile. In realtà nei mesi precedenti ci sono già dei tentativi di organizzare una rivolta che non vanno in porto come devono andare, perché ancora questi ragazzi
questi 750 ragazzi non si sono organizzati bene, però siamo arrivati che nel ghetto rimangono 50.000 persone su 460.000, cioè nel giro di meno di un anno li hanno uccisi già tutti a Treblinka. I tedeschi pensano che nel ghetto ce ne siano meno di 50.000, perché non sanno che almeno 20.000 si nascondono nelle fogne, hanno costruito dei bunker sotto, quindi quelli che vedono, secondo loro, sono circa 20-30.000, in realtà sappiamo che erano 55.000. Di questi 55.000 affamati, morti viventi, cioè senza neanche più la forza di tirarsi in piedi, 750, quindi un pugno di gente, giovanissimi, decidono di organizzare una rivolta diretta da Mordecai Anielewicz, che ha 23 anni. Perché sono così giovani questi ragazzi? Sono così giovani perché quando la Germania arriva in Polonia nel 1939 e mette in atto quella brutalizzazione di cui vi ho parlato, tutta l'intelligenza viene uccisa, non esistono più i leader politici. I leader politici trentenni, quarantenni, quelli che hanno un'esperienza e che magari possono anche così avere uno sguardo un pochino più saggio, diciamo, su come organizzarsi, o sono morti, o sono scappati, o si sono nascosti. Quindi sono rimasti i ragazzi che hanno 16, 17, più vecchi hanno 23 anni, sono giovanissimi. Inoltre non hanno niente. Io non sapevo, tu lo sapevi che tutte le armi le hanno pagate? E non gliele volevano dare, tra l'altro. Ecco, io mi era rimasto un briciolo di speranza. Dell'arma Krajova, ma hanno mille problemi, non hanno le armi e se le devono procurare attraverso dei corrieri, cioè delle persone che sono fuori dal ghetto, che fungono da corriere, che le devono chiedere alla resistenza polacca. Ma non è che la resistenza polacca gliele dà gratis, Cioè, questa cosa mi ha fatto molto male, nel senso, forse perché è un altro mito, no? Che uno dice, beh, vabbè, tutti e due resistenti contro l'occupante, dagli quattro... Esatto, ok. Invece questi poveretti devono pagarsi delle armi. Che armi gli danno? Allora, gli danno delle pistole, dei fucili, che gli fanno passare smontati nel ghetto attraverso sacchetti, situazioni varie. I tedeschi, con i loro lettini ucraini, hanno i lanciafiamme, hanno addirittura cannoni, a un certo punto portano carri armati, cioè è come, non lo so, la corazzata degli zar contro il soldatino da solo col suo fucile. Quindi dall'inizio sanno, e inoltre sono 750, perché tutti gli altri non ne vogliono sapere, gli altri dicono, a quel punto non è che sono contrari, dicono vabbè fatelo perché tanto qui stiamo morendo tutti, però noi non ce la facciamo, io sto con mia figlia, io sto con mia mamma, io sto con mio babbo, guarda, non stare anche in piedi. Quindi sono 750 su 55.000, niente, quattro gatti. Però a quel punto è molto chiaro che vogliono morire in dignità. È molto chiaro che moriranno, però moriranno dopo aver tentato di combattere. E la cosa stupefacente è che è la prima rivolta in tutta l'Europa occupata dai nazisti. Oh, ma ci saranno situazioni più prestigiose, Parigi, Belgio, no. Nel ghetto di Varsavia sono gli ebrei che mangiano 187 calorie che organizzano questa disperata e bellissima rivolta. Disperata e bellissima perché lo sanno dall'inizio che moriranno, però combattono fino alla fine e all'inizio respingono, feriscono, addirittura creano problemi perché non si aspettano questa resistenza ai tedeschi. Creano così problemi che dopo una settimana viene chiamato un altro comandante dell'SS, un certo Stroop, che come fa per sventare la rivolta? Avete presente la pubblicità "ti piace vincere facile"? Lui stronca la rivolta buttando dei gas dentro i bunker e soprattutto mettendo a fuoco tutti gli edifici. A quel punto è impossibile sopravvivere perché ti buttano il gas nel bunker dove ti sei rifugiato, quindi o esci e ti ammazzano oppure muori soffocato e gli edifici vengono completamente bruciati. Vengono catturati migliaia di persone che vengono tutte, 5.000, 6.000 vengono fucilate sul posto, 7.000 vengono portate a Treblinka, altre vengono portate a Maidane, che insomma voglio dire vengono tutte portate a morire da qualche altra parte. Sopravvivono pochissime persone, qualche centinaio, che riescono a scappare attraverso le fogne e che riescono a raggiungere quindi l'altra parte di Varsavia, nascondendosi poi
mezza popolazione compiacente, cioè volonterosa di aiutarlo, il che non era per niente scontato, oppure raggiungendo la resistenza polacca e quindi infilandosi, partecipando appunto alla resistenza civile polacca contro il nazismo. Mark Edelman è uno di questi che riesce a sopravvivere, mentre Mordecai Anielewicz si suicida. Non è molto chiaro se si sia suicidato. A noi piace pensarla così, ci sono due versioni, diciamo, c'è la versione che amiamo più tutti perché ci piace avere un sogno, e quella che invece gli storici ci dicono, ma non lo sappiamo. Mordecai, l'8 maggio, la rivolta finisce il 6 maggio, l'8 maggio, quando tutto è perduto e si vedono arrivare i panzer, appunto, i lanciafiamme, eccetera, lui e la sua compagna si suicidano, ma danno ordine, un po' come farà Hitler poco dopo nel suo bunker, di bruciare, cioè proprio di distruggere il corpo. Dice, non deve rimanere neanche il nostro corpo al nemico, perché chissà cosa ci faranno. E quindi, diciamo, la storia racconta che i loro resti vennero trovati in quel bunker di via Mila numero 8. Non si sa se si siano effettivamente suicidati quindi come atto volontario di ultima libertà, sono io allora che mi uccido, non mi faccio catturare, oppure se siano morti nell'incendio, nei bombardamenti. Diciamo che così, la maggior parte propende per la prima versione. Ecco Mordecai. Abbiate pazienza ancora 2 minuti. Guardate qui la sproporzione, anche qui erano 2000, avevano chiesto rinforzi chiaramente, sì, sì, sì. 2000 tra soldati tedeschi, SS, aiutanti, lettoni, eccetera, gli altri sono 750 ragazzi, molte ragazze. Ok. Ovviamente Stropp, che riesce con questi mezzi completamente fuori proporzione a stroncare la rivolta, prepara una relazione molto dettagliata per Himmler e per i suoi superiori, accompagnata da fotografie, di cui ne scatta più di 100, ne sceglie 50-53, e quasi su ogni fotografia mette una sua didascalia, perché chiaramente vuole fare bella impressione con i suoi superiori. Sono foto tutte molto famose, anche quella col bambino con le mani alzate, vedete. Non bombardano volutamente la chiesa, eh? I nazisti non bombardano la chiesa cattolica, la lasciano in piedi. Questo è il rapporto di Stropp, che è stato usato al processo di Norimberga, perché lui ne ha preparate 3 copie, una per sé, una per Himmler e una per Walter Kruger, che era il capo delle SS della polizia del governatorato generale. Ne hanno ritrovate 2 copie e una è stata utilizzata al processo di Norimberga. Di Marek Edelman non vi dico niente perché il tempo è finito, vi voglio però, guardate i libri che sono disponibili su di lui, è una figura assolutamente straordinaria e strepitosa. Io però vorrei dirvi questo, vorrei che usciste da qui con almeno un'idea forte. L'idea forte è che la storia è molto complessa, è molto complicata e molto contraddittoria, e che tutte le persone sono fatte di dilemmi e sono fatte di un groviglio di sensazioni e di reazioni che non sempre stanno tutte nella stessa casella, non sempre stanno tutte nella casella del male, nella casella del bene o nella casella del collaborazionismo o dell'eroismo. Mark Edelman è stato un eroe, non si discute nemmeno, ma anche proprio figura morale fino alla fine, per come ha vissuto tutto il dopoguerra, per come si è rapportato col potere in Polonia, con le commemorazioni, insomma ve ne parleranno tantissimo che non vi voglio dire niente. Però guardate questa frase che esce da una conversazione tra lui e il suo pupillo è Vlodek Goldkorn, responsabile editoriale dell'Espresso, che ha appena pubblicato un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere, Il bambino nella neve. Goldkorn si innamora della figura di Edelman. Goldkorn è un ebreo polacco, i suoi genitori sono sopravvissuti ad Auschwitz, si innamora di Edelman, lo va a cercare, lo intervista, è curatore e traduttore di tutti i suoi libri, e a un certo punto in un'intervista Marek Edelman gli racconta il suo grande rimorso, non solo suo ma anche degli altri che sono sopravvissuti, perché voi immaginatevi questi ragazzi che si giocano il tutto per tutto, stanno bruciando il ghetto e cosa fanno? L'istinto di sopravvivenza, sono nelle fogne, nella melma, cercano di salvarsi, di andare dalla parte di là, ma i loro compagni sono rimasti intrappolati, non tutti sono rimasti uccisi, ce ne sono tanti anche feriti che li chiamano, aiutateci, tornate indietro, e loro
salvano se stessi, no? Cioè qualcuno si deve salvare, quindi si salvano, ma non è questo il punto. Il punto è che Goldkorn si ricorda, perché ha letto moltissimo, che a un certo punto fu la decisione di Marek Edelman quella di non accogliere nel gruppo dei ribelli, quindi dei 750, alcune prostitute. Alcune ragazze ebree nel ghetto che per fame erano diventate prostitute, non dei nazisti, ci mancherebbe, non c'era contatto sessuale di sangue tra un ebreo e un tedesco, ma con la polizia ebraica, quindi oppure con gli ucraini, con i lettoni, ed erano ragazze poverissime che si erano veramente vendute per un tozzo di pane, che durante la rivolta furono disponibili a curare per esempio i ribelli feriti, cioè diciamo si adoperavano come croce rossine, quindi collaboravano, avevano chiesto di fuggire con loro, portateci con voi nelle fogne, possiamo venire, siamo forti anche noi. E Marek Edelman, che dopo il suicidio del comandante appunto Agnelewicz ha preso il comando, le guarda e dice no. E allora anni dopo, e quindi le condanna a morte, no? Le lascia lì. E anni dopo Goldkorn gliene chiede ragione, e gliene chiede ragione non per demolire questo mito, perché rimane comunque un grandissimo uomo, e lui dice che appunto il giudizio non è stato un giudizio morale, quindi erano prostitute, ma è stato un giudizio di opportunismo politico, cioè noi dovevamo fidarci dei nostri, loro non erano dei nostri, si erano vendute, avrebbero potuto, che ne so, magari anche tradirci, perché il problema era se ti catturavano, ti torturavano, sotto tortura tu potevi insomma, dire i nomi di tutti gli altri, e quindi lui le lascia lì e non le porta con sé. Quindi è un piccolo esempio per dirvi, eroe grandissimo ma non santo, cioè la storia è così nel senso che va veramente approfondita con questi livelli, non perché il carnefice dobbiamo trovargli degli aspetti umani, che così diciamo, oh, to, poverino, però era un bravo padre, non in questo senso, ma nel senso che i dilemmi morali, le scelte, vi parlavo del consiglio ebraico, furono estremamente drammatiche. Edelman fece una scelta drammaticissima di cui forse si è pentito, non lo so, ma in una situazione estrema che noi non viviamo, quindi non siamo chiamati a giudicare. Guardate queste due fotografie scattate da due dei tantissimi soldati tedeschi che entravano e uscivano nel ghetto perché erano incuriositi, perché a scuola avevano studiato gli ebrei polacchi, gli ebrei dell'est col nasone eccetera eccetera, razza depravata, andiamo a vedere gli ebrei nel ghetto, e gli davano un lascia passare. Quindi scattano le fotografie che vi ho fatto vedere fino adesso, gli ebrei per terra, con la fame, malati, morti, eccetera. Poi uno, Jost, al rullino, sta finendo il rullino, gli serve una fotografia, cosa fa? Esce dal ghetto, la prima cosa che vede questo bellissimo parco con dei cigni bianchi e fotografi i cigni bianchi. E questi rullini li lascia lì fino agli anni Ottanta, senza mai interrogarsi su quello che ha visto, sulla sua responsabilità come soldato tedesco, il fatto che 2 metri dopo la bambina che muore di fame ci sono i cigni bianchi, eccetera. E un altro soldato che negli stessi mesi, nel 41, va nel ghetto di Varsavia, anche lui fotografa quella miseria, eccetera, eccetera. E non sono due antisemiti, sono due semplici soldati che sono stati, diciamo, così preparati ideologicamente nel considerare gli ebrei in un certo modo, fotografa anche con una certa empatia, si dimentica anche lui per anni questi rullini in un cassetto per poi tirarli fuori quando è già anziano, e non si ricorderà mai una cosa sconvolgente, che nel ghetto aveva fotografato dove c'erano quelle ragazze ancora in forma che prendevano sole e si vendevano anche i palloncini. Chi mai poteva comprare un palloncino quando non riusciva neanche a vivere? Eppure se c'era un venditore di palloncini vuol dire che anche magari solo 10 persone su 460.000 potevano comprarlo quel palloncino. Quindi una realtà estremamente stratificata e complessa, da cui nessuno è uscito, salvo pochissimi sopravvissuti, ma che poteva sicuramente interpellare le coscienze molto più di quello che ha fatto. No, è finito il tempo, mi dispiace di non aver potuto dire tutto quello che vi volevo dire. Vi faccio scorrere solo velocemente le fonti, sono veramente tantissime. Hanno scritto tantissimi diari persone adulte, moltissimi adolescenti. Io sono molto affezionata al diario di Mary Berg, perché da bambina leggevo quello, e quindi quello secondo me è molto, molto significativo. Mary Berg si è salvata perché sua madre era americana, quindi sua madre aveva il passaporto americano, suo padre è polacco, si ritrovano nel ghetto, però la madre continua a tirare fuori il passaporto americano. E allora
quando gli Stati Uniti d'America entrano in guerra, iniziano anche delle trattative di scambi di prigionieri, quindi riesce a uscire per questo motivo e a salvarsi. Ma ovviamente la maggioranza non si è salvata. Si è salvata anche Janina Baumann, che è la moglie di Zygmunt Bauman, morta qualche anno fa, perché anche lei riesce a uscire dal ghetto di Varsavia e nascondersi dalla parte appunto non dalla, diciamo, la parte ariana. Guardate quanti sono veramente tantissimi. C'è quello di Ringelblum, di cui non abbiamo parlato. Ringelblum raccoglie tutti gli archivi già dal 39, inizia a raccogliere tutto quello che riguarda la persecuzione degli ebrei, ma anche la vita degli ebrei in Polonia. E con il progetto dell'Onek Shabbat, quindi Onek Shabbat in Yiddish significa la delizia del sabato, perché queste persone si trovavano sabato pomeriggio, che è il giorno più bello della settimana. E quindi inizia a raccogliere un sacco di documenti, perché dice: quando noi non ci saremo più, almeno il mondo si ricorderà di noi, di quello che siamo stati. E fa un lavoro veramente, un lavoro di resistenza intellettuale grandioso. E in realtà furono più di 10.000 i documenti raccolti, che vennero rinchiusi in bidoni del latte oppure in casse metalliche. Dopo la guerra ne furono ritrovati solo due, nel 46 e nel 50, per un totale di circa 6.000 documenti. Lui raccoglieva tutto, dai biglietti del tram alle lettere personali, ai decreti dei tedeschi, cioè tutto per documentare come la vita ebraica insomma veniva distrutta inesorabilmente. Facciamo vedere una piantina, Ale? Siamo andati troppo in là. Vi ho citato prima i tre centri dell'Action Reinhardt, che sono tre centri di sterminio che vengono messi in funzione, vengono costruiti dall'anno 1942, da marzo, Belzec il primo, Sobibor in maggio, e Treblinka entra in funzione in luglio per accogliere appunto gli ebrei del ghetto di Varsavia. Hanno caratteristiche comuni, sono costruiti nella Polonia occupata, in zone poco abitate, nei pressi di foreste e di boschi, ma lungo vie ferroviarie strategiche. Cioè l'idea è quella di fare arrivare le persone ad assassinare con dei treni, con dei mezzi di trasporto rapido. Sono dotati, a differenza di Chełmno, che ho citato prima, di camere a gas fisse azionate con monossido di carbonio, cioè con dei camion che producono questo gas attraverso un tubo, entra nella camera a gas e asfissiano le vittime, mentre a Auschwitz, sapete, si userà un altro tipo di gas. Sono costruite su aree piccolissime, vi stupirete a Treblinka della veramente esiguità dello spazio. È uno spazio minuscolo, potremmo dire, che da luglio 1942 a novembre 1943, sono poco più di un anno, assassina 925.000 ebrei. È lo stesso numero quasi di Auschwitz. Per Auschwitz si ha 1.100.000 ebrei, quindi vedete lo stesso ordine di grandezza, in un tempo molto più corto, perché è poco più di un anno, in uno spazio piccolissimo. Guardate la proporzione della perimetria dei luoghi. Vedete Treblinka, Belzec e Sobibor. A Belzec furono assassinate circa 500.000 persone, in prevalenza ebrei, anche 5.000 Sinti e Rom. Sobibor più o meno 200.000, Treblinka le ultime cifre sono 925.000. Esatto, sì. Brava, esatto, sì, la proporzione così differente, no, tra la grandezza degli altri luoghi e questi che erano centri di sterminio, come giustamente ricorda Alessandra, è che questi non erano campi, li chiamiamo delle volte campi così per far prima, però non erano campi previsti per alloggiare prigionieri o per farli lavorare. Certamente una minima parte di ebrei, tutti maschi, veniva selezionati in questi campi per poter lavorare come Sonderkommando, cioè come ebrei che dovevano occuparsi dei cadaveri, di raggruppare i vestiti che lasciavano le vittime. Non si chiamavano Sonderkommando ma Arbeitsjude, avevano un altro nome qui, ma si parla di 1.000-2.000 persone che venivano lasciate in vita una settimana, 10 giorni, e poi assassinate e sostituite con altre. Quindi non ci sono degli alloggi, delle cucine, delle baracche, l'ospedale come ci potevano essere in Auschwitz, che era sia campo di concentramento che centro di sterminio. Per questo, per uccidere centinaia di migliaia di persone, serve un luogo molto piccolo, se è ben attrezzato. Non c'è bisogno di un grande spazio, c'è bisogno di un luogo piccolo purché sia attrezzato e purché il metodo sia un metodo, questa è una pianta,
sia un metodo funzionale. E infatti il metodo era funzionale, perché quando questo treno arrivava, il treno era composto da 50-60 vagoni fisso per circa 1000 persone, si fermava non a Treblinka, si fermava qualche chilometro prima in una finta stazione, che nel Natale 1942 il comandante fa costruire, così perché gli piaceva che le vittime pensassero di essere in una stazione. C'era un orologio con le lancette dipinte che segnava sempre le 6, e quindi il treno si fermava lì, arrivavano gli ucraini, tutti gli assistenti dei nazisti, staccavano 20 vagoni alla volta, quindi i primi 20 con una locomotiva venivano trainati all'indietro dentro il campo. Si fermavano qui, venivano trainati dentro il campo, quindi 20 vagoni alla volta, le persone venivano fatte scendere, venivano fatte spogliare, quindi nude, dovevano attraversare di corsa una specie di corridoio che portava automaticamente dentro le camere a gas. Quindi il percorso era così rapido che non avevano assolutamente tempo di capire dove fossero. Le testimonianze dicono che inizialmente non c'erano neanche azioni di violenza, cioè all'inizio, quando ancora arrivavano i primi trasporti, le vittime erano completamente disorientate, c'era questo annuncio: siete in un campo di lavoro, andatevi a fare la doccia, poi andrete a lavorare, e quindi non riuscivano a rendersi conto. Poi invece, quando le voci iniziarono a circolare e quando qualcuno riuscì a saltare giù dai treni e tornare dentro il ghetto per raccontare, allora in un secondo momento fu necessario usare maggiore violenza, perché le vittime ovviamente protestavano, ovviamente cercavano di salvarsi in tutti i modi. Concludiamo dicendo che sì, la morte Treblinka è la tomba dell'ebraismo polacco, insieme a Belzec, Beuschez e Sobibor, però non sono morte solo vittime polacche, non solo ebrei polacchi sono morti a Treblinka, sono morti anche intanto 2000 Sinti e Rom, che ce li dimentichiamo sempre, però ci sono anche loro, 5000 Beuschez, di Sobibor non lo so, ma pochissimi, e di Treblinka 2000 proprio attestati. Una maggioranza assoluta di ebrei polacchi provenienti non solo dal governatorato generale, ma anche da Bialystok, che non è nel governatorato generale, e poi anche ebrei provenienti dalla Slovacchia, vedete, da Terezin, dalla Grecia, in particolare 2008 da Salonicco, e dalla Macedonia. Quindi una proporzione veramente molto, molto ampia. Non abbiamo più tempo, ma a Treblinka c'era uno zoo per divertire le SS, per divertire le guardie, con degli animali, con tutte le amenità e con tutti. Di solito nei campi di concentramento c'erano le piscine per le SS, qui si inventano uno zoo, soprattutto perché il lavoro era molto duro per le guardie, così, allora insomma, diciamo, avere il giardino zoologico doveva permettere insomma un certo svago. Lo sappiamo da fonte certa, dall'album fotografico di Kurt Franz, che fu uno dei 4 comandanti di Treblinka, che si fa il suo album fotografico che intitola volevo far vedere, lo intitola Bei tempi. Ecco, io non so se si vede, sì, dice sito Zeitel, qui c'era scritto Schöne, Bei tempi, poi dopo fu cancellata, non so se dall'usura o intenzionalmente. Si era fatto questo bellissimo album fotografico, questa è l'ultima cosa che vi dico, e perché con moltissime fotografie del suo cane, quel cane lupo che avete scorso, e non era l'unico album fotografico, ne abbiamo tantissimi di comandanti dei centri di sterminio che si fecero contraddicendo l'ordine di Himmler, che vietava in maniera assoluta di fotografare, perché non doveva essere fotografato, doveva essere tenuto insomma confidenziale, se non completamente segreto. Si fa un album fotografico, lo chiama Schöne Zeit, Bei tempi, perché? Sforziamoci di capire perché. Perché questa gente ha fatto carriera, perché questa gente andando lì non ha visto degli ebrei. Se voi leggete In quelle tenebre, che è un libro che tutti devono leggere obbligatoriamente, l'intervista che Gitta Sereni fa a Franz Stangl, il comandante di Treblinka, gli fa questa lunga intervista negli anni 70, poco prima del suo processo, dopo lui muore di infarto prima del processo, e gli fa una bellissima intervista in cui lei cerca veramente di capire come è stato possibile, e lui glielo spiega benissimo, e gli dice: ma io non li vedevo come esseri umani, per me erano come della carne in scatola.
erano voi immaginate 925.000 persone in un anno e mezzo, cioè, ma vuol dire che ogni giorno c'avevano 50.000 persone davanti, e queste persone nel giro di un'ora, cioè, non erano più niente. Quindi il suo sguardo non si soffermava mai sugli occhi di un bambino, non li vedeva neanche, lui non li vedeva neanche. E la figlia, che abitava a Treblinka e che andava a visitare lo zoo e che sentiva tutta quella puzza, la figlia testimonia: mio padre è stato il miglior padre che io potessi mai avere, amorevole, dolce, sempre presente. Lo stesso Kurt Franz, non erano sadici. Non erano persone particolarmente antisemite, erano persone ideologicamente convinte che quello fosse non un male necessario, un bene, cioè fosse una cosa da compiere, fosse la soluzione a un problema da cui sarebbero dipese le sorti della grande Germania. E l'ultima domanda che fa Gita Seremi a Franz Stang, non so se quella gli provoca l'infarto, a me piace pensare di sì, lei gli chiede: senta, ma mi dica una cosa, ma se sua moglie, no, lei intervista la moglie più volte e la moglie gli dice: io non sapevo niente, eccetera, eccetera, e lei gli dice: come non sapeva niente, viveva lì, la puzza, eccetera. Lei dice: sì, io dopo un po' ho capito cosa succedeva, però a un certo punto vado dal mio Franz, che amavo tantissimo, e gli dico: Franz, ho saputo che ammazzano bambini, donne, eccetera, giurami che non sei tu che fai queste cose, giuramelo. E lui giura: non sono io mi occupo di cose amministrative. Dice: ti giuro, amore, che non sono io. E lo riferisce alla giornalista. Allora la giornalista il giorno dopo gli chiede: signora Stang, mi dica una cosa, ma lei mi parla di un grande amore, suo marito, ma se lei avesse chiesto, una volta scoperto comunque che cosa stava accadendo in questo luogo, a suo marito: scegli o me o il tuo lavoro, ma io questa cosa non l'accetto, lui secondo lei che cosa avrebbe scelto? E lei dice: no, non posso rispondere, non lo so, interrompe la conversazione. Poi il giorno dopo manda in albergo un bigliettino per la giornalista con scritto: guardi, ci ho pensato tutta la notte, mio marito avrebbe scelto me se gliel'avessi chiesto. Quindi lei non glielo chiede mai e si accontenta della risposta: ti giuro, io non ho ucciso nessuno. Così come dirà Eichmann al processo: io con le mie mani non ho ucciso nessuno. Signori, grazie, scusate se vi ho tenuto tutto questo tempo.